sconfiggere il Covid. Si potrebbe viaggiare e ballare un milione di volte, basta Novax, basta Novax. Noi non vogliamo ammalarci ed andare subito all'aldilà. Delicato a tutti quelli che vaccinando, dedicato a tutti quelli che non credono ai complotti, alle fake news e nemmeno a questi stregoni della rete, dedicato a tutti quelli che si stanno preoccupando, dedicato a tutti quelli che voglio osservare la pelle senza finire in ospedale o in una tomba. E vabbè, se bastasse soltanto una dose, un imitatore di Ramazzotti. In genere sono tutte parodie contro i vaccini, ne abbiamo trovate alcune favorevoli. Buonasera, ben ritrovati. 21:20, boom di vaccinati non soltanto in Veneto dopo il decreto, l'ultimo decreto governativo che spinge appunto alle vaccinazioni, ma anche c'è chi va ai Covid party. Cioè, c'è un articolo oggi sul Gazzettino dove parla un insegnante trevigiano, dice: tanti miei colleghi pagano anche 200-300 euro per andare a contagiarsi ai Covid party e quindi ad ottenere con questo sistema il Green Pass. Ne sentiamo e ne vediamo di tutti i colori. Aspettiamo i vostri sms, i vostri WhatsApp. Ovviamente parliamo non soltanto di pandemia, come sempre c'è la corsa al Quirinale, ci sono tanti argomenti di cui ci occuperemo stasera, ovviamente sentendo le vostre opinioni. Allora, intanto saluto gli ospiti che sono collegati via Skype, l'assessore alla salute e al welfare della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin. Buonasera assessore. Buonasera direttore, a tutti i suoi ospiti. Grazie molte, bentornata. Collegato via Skype c'è anche Pietro Bean del Partito Democratico. Buonasera Bean. Buonasera a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Grazie molte. Allora, in studio non ci sono ancora tutti gli ospiti, manca Jonathan Montanariello ma arriverà tra poco. Intanto vi presento Leopoldo Bottero del Patto per l'Autonomia. Buonasera Bottero. Buonasera. Grazie molte. Leonardo Padrin, coordinatore per il Veneto di Noi con l'Italia. Buonasera. Buonasera Padrin, è anche imprenditore. Sta arrivando Jonathan Montanariello. Saluto e ringrazio molto l'europarlamentare della Lega Gian Antonio Dare. Buonasera, grazie dell'invito e anche chi è collegato con la tecnologia. Grazie onorevole, grazie tante e grazie molte al vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Buonasera direttore, a tutti i telespettatori. Grazie molte, grazie davvero. Allora, io intanto partirei dall'assessore Lanzarin per avere un po' il quadro della situazione. Si sta dicendo, assessore, per farla breve, Omicron contagiosissima, addirittura l'OMS prevede nel giro di due mesi un europeo su due contagiato, per cui avanza con una velocità spaventosa questa variante. Però ecco, diciamo che sembrerebbe, almeno dai dati che abbiamo oggi a disposizione, che questa variante sia molto meno dannosa, no? Quindi ospedali, se non altro in Veneto, ancora sotto controllo, una situazione che col tempo, dicono alcuni virologi, potrebbe migliorare. Cioè qualcuno prevede che lentamente questa variante, diffondendosi, attenui la propria forza. Ecco, si fa un quadro della situazione in Veneto che si dice con altre regioni rischierebbe la zona arancione.
Sì, allora diciamo che sicuramente la variante Omicron è la variante prevalente. Noi domani avremo i dati ultimi dell'istituto profilattico, però sappiamo insomma che oggi ha superato più del 50% e quindi sta diventando la variante prevalente, quindi ha sostituito la variante Delta, che era quella che era presente all'80%. È una variante che si diffonde molto velocemente, che viaggia anche con molta velocità, perché le infezioni avvengono subito nei primi 3 giorni, quindi è molto infettiva e non ha un tempo di incubazione molto lunga, ma 3-4 giorni, però è altrettanto vero che è una variante meno virulenta e quindi si diffonde e si propaga con molta velocità, però è meno virulenta. Questo lo dimostra il numero di positivi che noi abbiamo, non abbiamo mai raggiunto i numeri che stiamo raggiungendo in queste settimane. Oggi il bollettino di oggi, quindi le ultime 24 ore, più di 19.000 positivi, abbiamo superato un giorno i 21.000, non neanche nei picchi diciamo delle ondate precedenti avevamo mai raggiunto questi numeri. Questo non solo perché c'è una mole di tamponi importanti, solo nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 145.000 tamponi e siamo la seconda regione dopo la Lombardia, però se guardiamo la proporzione rispetto agli abitanti siamo la prima regione come quantità di tamponi che vengono fatti ogni giorno. Questo perché c'è quindi una forte capillarità da questo punto di vista. È altrettanto vero che però con tutti questi positivi abbiamo sì un aumento delle persone che vengono ricoverate, che hanno bisogno di un ricovero, ma abbiamo un aumento che è abbastanza limitato e progressivo. Oggi abbiamo una fotografia che vede 210 persone in terapia intensiva e 1566 persone in area non critica, quindi sicuramente numeri importanti, ma non i numeri che avevamo un anno fa, con meno positivi, ma avevamo più di 3.000 persone in area non critica e oltre le 400 persone in terapia intensiva, quindi una fotografia completamente diversa. Va anche detto che le persone che sono ricoverate oggi sono principalmente le persone non vaccinate in terapia intensiva, e quindi quelle che hanno, nel momento in cui contraggono l'infezione, la malattia, hanno un esito molto più intenso e molto più grave, sicuramente le persone in terapia intensiva circa l'80%, e nelle aree non critiche abbiamo un 65-70% di persone non vaccinate. Ci sono anche persone vaccinate con le due dosi, anche qualcuna con la terza dose, in area non critica principalmente, però dobbiamo dire che sono persone che hanno una certa età, solitamente sono persone più anziane e sono persone soprattutto che hanno comorbidità e quindi hanno delle altre patologie, per cui un'infezione di questo tipo è un'infezione che comunque richiede un ricovero ospedaliero. Ecco, senta assessore, una situazione davvero difficile, direi in alcuni casi drammatica, è quella delle altre patologie. Qui sentiamo dire di malati oncologici, di persone che devono essere operate e con interventi che prevedono poi la terapia intensiva, che vengono fatte slittare in avanti o alle quali viene detto non c'è posto adesso in terapia intensiva. Da questo punto di vista questo sta avvenendo soprattutto in alcune regioni del centro-sud. Come siamo messi qui in Veneto da questo punto di vista? Non c'è dubbio che chiaramente oggi anche il Veneto soffre di questa questione. Noi abbiamo, questa è la terza volta nelle precedenti ondate, che abbiamo dovuto interrompere sia l'attività ambulatoriale specialistica, quindi le visite a 30 e a 60 giorni, ma anche gli interventi in elezione che richiedono, o programmati, che richiedono posti in terapia intensiva. Questo va specificato, non è solo per la mancanza di posti in terapia intensiva, perché il Veneto ha un programma che arriva fino ai 1.000 posti in terapia intensiva e sono attivabili in base ai vari scenari e ai vari piani, ma perché sappiamo che un posto in terapia intensiva ha bisogno di personale formato, qualificato, e oggi il grande dramma anche rispetto a avere numeri più importanti all'interno degli ospedali è quello del personale che non c'è. In questo momento ancora più difficile, perché voi tenete conto che le nostre USL, abbiamo fatto un giro proprio ieri tra tutti i direttori generali e i direttori sanitari delle 9 aziende sanitarie e delle 2 aziende ospedaliere,
Di media ogni singola USL ha circa 100 tra personale sanitario e personale medico oggi a casa infettato o anche di più, quindi positivo. Quindi oltre alla mancanza storica si aggiungono in queste settimane purtroppo i tanti positivi anche tra il personale medico e il personale sanitario. Quindi è chiaro che ci sono difficoltà, è chiaro che abbiamo dovuto bloccare l'attività programmatoria di lezione, è chiaro che andremo ad accumulare prestazioni, avevamo già 500.000 prestazioni ed eravamo riusciti a recuperarne circa 200-230.000, ritorneremo, finita questa nuova ondata, a un numero ancora più importante o comunque un numero notevole di prestazioni da recuperare. Va sottolineato che però tutte le emergenze e urgenze, comprese tutte le attività di carattere oncologico, vengono garantite. Sono garantite in parte anche gli screening, solo che abbiamo visto che molte persone poi preferiscono non partecipare agli screening, quelli che noi facciamo annualmente, perché c'è anche un timore nel dover andare all'ospedale, quindi nell'entrare all'interno di un edificio che sappiamo è un edificio oggi attenzionato. Molto chiara, poi ovviamente torniamo da lei, Assessore. Intanto è piuttosto preoccupante la situazione delle industrie, soprattutto in quelle piccole e medie, per l'assenza di personale dovuto a quarantene e poi alle malattie. Gli industriali padovani e trevigiani lanciano l'allarme perché a gennaio le assenze da lavoro sono state in media più del 50% rispetto al mese di dicembre. Vediamo il servizio. Intanto saluto e ringrazio Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie. Buonasera, grazie, direttore. Buonasera a tutti. Allora, vediamo il servizio. Grazie. I lavoratori sono tornati nelle aziende dopo la pausa natalizia. Non tutti, però. Secondo una prima indagine di Assoindustria Veneto Centro, nelle aziende di Padova e Treviso si è registrato un tasso di 9,4% di assenze dai posti di lavoro. Per contagio o quarantena risulta che un'azienda su 10 sia senza il 20% del personale. Il dato emerge da un'indagine rapida condotta dagli industriali l'11 e 12 gennaio su un campione di 628 imprese associate delle due province, per un totale di oltre 53.000 dipendenti. La prossima entrata in vigore del Super Green Pass e l'impennata dei contagi spingono il 75,8% degli imprenditori a dichiararsi d'accordo con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del settore privato e pubblico. Per il presidente di Assoindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, questa ripresa forte della pandemia è certamente un fattore di incertezza che si aggiunge agli altri ancora più impattanti e causa di tensioni per le imprese, come i prezzi alle stelle dell'energia e la carenza di materie prime. Dobbiamo evitare che la nuova ondata pandemica rischi di compromettere la ripresa economica e sociale, conclude. Servizio di Francesco Ratai. Allora, onorevole Dare, c'è la proposta anche di modificare questo regime di quarantena da far riferire a normale malattia, perché le quarantene non sono retribuite e perché c'è tanta gente che si positivizza, contrae il virus. Abbiamo visto soltanto oggi, mi pare, 19.000 nuovi contagiati e quindi le aziende si trovano in grosse difficoltà. Cosa si deve fare secondo lei e cosa sta succedendo in Europa da questo punto di vista? Ma in Europa, al di là dei numeri, sono praticamente ogni nazione ha gli stessi problemi, quindi noi anzi la prossima settimana dovremo salire per votare la nuova presidente che per a metà mandato di solito c'è il cambio della guardia, però si doveva andare a votare in presenza, adesso si vota ancora, hanno dato la possibilità ancora di votare da casa, quindi vuol dire che la situazione è talmente grave
Negli uffici del Parlamento europeo ci può essere solo un assistente e non due, o una alla volta, cioè metà mattinata una e poi arriva l'altro, e quindi questa è la situazione, diciamo, sia in Belgio sia in Francia, quindi la situazione che equivale a quella che è l'Italia. Queste sono le problematiche che chiaramente mettono in difficoltà, al di là così la politica si risolve, ma chi è nel mondo del lavoro la cosa è ben più grave. Credo che sia giusto togliere la quarantena, perché uno è stato a contatto con un contagiato, ma se è evidente che non c'è il tampone da esito negativo, cerchiamo di accelerare, perché ormai abbiamo capito che con questa pandemia bisogna convivere e soprattutto cercare di capire quali sono i metodi migliori per cercare di essere quantomeno alla normalità. È chiaro che il dato che arriva, che il 9% manca sul posto di lavoro, è chiaro che anche la produzione poi va a risentirne. Assieme poi mettiamoci il caro bollette, che secondo me è ingiustificato all'improvviso, cioè non è possibile che ci sia un raddoppio. Queste sono tutte cose che vanno a incidere sul prodotto finito, e quindi il prodotto che viene messo sul mercato si trova in palese difficoltà con la concorrenza di mercato. Questo è quello che si vede. L'Europa sta cercando questa pandemia, non abbiamo trovato ancora una soluzione. Ci sono dei tentativi, ci sono persone che hanno contatto il virus anche con tre dosi, lo dice lo stesso assessore che ci ha preceduto, e quindi bisogna convivere. È chiaro che però con il vaccino la virulenza del virus è molto, è meno aggressivo. È chiaro che chi ha patologie pregresse, magari questo è devastante. Però di fatto comunque non si può bloccare a questo punto. Però bisogna convivere in questo momento con il virus, e quindi anche chi magari è stato a contatto con qualche positivo ed è chiaramente negativo, non si può dire stai a casa, vai, continua a fare la tua attività come chi poi prende il virus, è chiaro, deve rimanere a casa finché è guarito. Allora, vediamo su questo ancora la CGIL trevigiana, che chiede che venga rifinanziato il fondo INPS, che equipara la quarantena fiduciaria alla malattia. Ma non è questa la strada per convincere le persone a vaccinarsi, dice il segretario della CGIL di Treviso, Visentin. Vediamo. Noi chiediamo che intanto venga rifinanziato, perché il rischio è quello che ci si ritrovi con qualcuno che va al lavoro pur dovendo rimanere in quarantena fiduciaria. Anche la CGIL Treviso si unisce all'appello lanciato dalla Confartigianato Marca Trevigiana al governo perché rifinanzi il fondo INPS che equipara la quarantena fiduciaria, quella che scatta in caso di contatto con un positivo alla malattia. Da 1 gennaio infatti i lavoratori che si trovano in questa situazione sono costretti a ricorrere a permessi o ferie per non vedersi decurtare lo stipendio. Se si vuole continuare in maniera surrettizia ad obbligare la gente a vaccinarsi, è bene che lo si dica una volta per tutte, noi lo diciamo da tempo, che il vaccino deve essere un obbligo, e un obbligo a prescindere dall'età anagrafica, ma per tutti i cittadini. Già lo scorso autunno si era presentata una situazione simile, con il governo che, spinto dalle pressioni dei sindacati e delle associazioni di categoria, aveva rifinanziato il fondo intervenendo retroattivamente. Ma rispetto a quei mesi lo scenario, spiega il direttore dell'INPS regionale, Pone, è cambiato, in primis per la campagna vaccinale, che ha subito una forte accelerazione. Il primo tema è che le quarantene per quanto riguarda i soggetti vaccinati o guariti sono ormai ridotte sostanzialmente al minimo. Dall'altro lato c'è sempre la possibilità per il datore di lavoro di inserire il dipendente in smart working, e quindi questo è un ulteriore elemento che va a ridurre le platee potenzialmente interessate dalla copertura di un periodo svolto in quarantena. Quindi parliamo sostanzialmente dei non vaccinati e dei non vaccinati che non possono essere posti in smart working. Il governo dunque potrebbe avere, con questo mancato rifinanziamento, fissato un obiettivo. La scelta del governo di non finanziare la misura è anche una scelta nel senso di non intervenire mettendo risorse pubbliche per il finanziamento
una misura, appunto, la quarantena, laddove questa sarebbe potuta essere evitata attraverso una scelta di vaccinazione operata da parte del lavoratore. Intanto anche la CNA del Veneto si unisce alla richiesta di rifinanziare la malattia per le quarantene e parallelamente chiede di prorogare per i primi mesi del 2022 gli ammortizzatori sociali con causa del Covid fino alla conclusione dello stato di emergenza. Invece Francesca Bozza, Padrin, vedevo che insomma non la convinceva i dipendenti smart working, no? Anche per... No, io mi chiedo come fa un istituto come l'INPS a non avere una fotografia reale di quello che sta capitando. Se lei ricorderà, direttore, il problema dei danni per le aziende, volendo esaminare questo punto di vista, ma poi possiamo esaminarne anche altri, ai primi di dicembre, proprio in questa trasmissione, abbiamo, per stare in tema, aperto un focus sul fatto che le quarantene, parlando di persone qualificate rispetto al processo aziendale, primo, non erano sostituibili, e il danno, a parte chiaramente per loro che si trovano in una condizione di essere ammalati o comunque a rischio malattia, essendo positivi, le quarantene avrebbero causato un danno molto significativo al sistema produttivo. Quindi il fatto di dire di lavorare smart working, cioè voglio dire, oggi il personale amministrativo, che è quello che realmente può lavorare smart working, è sempre in numero e soprattutto in percentuale sempre minore, perché la fattura elettronica e i sistemi contabili di comunicazione con gli istituti di credito e con le altre strutture, ormai è tutto informatizzato, quindi il personale amministrativo, che è quello che potrebbe lavorare in smart working, è sempre minore, e quello che non è amministrativo deve essere fisicamente sul posto di lavoro. Quindi fare un'ipotesi come questa è un'ipotesi un po', insomma... Tornitori, giustamente, ecco. Mentre volevo dire, direttore, una cosa sulla sanità. Sì. Cioè, allora, qui secondo me bisogna fare un nuovo piano sociosanitario, perché non so quanto durerà la pandemia, ma per formare una persona nelle professioni sanitarie o un medico, il tempo è sicuramente molto più lungo rispetto a quella che potrà essere la durata della pandemia. Quindi è opportuno già oggi ragionare su come si risponderà alle esigenze di salute nel momento in cui la pandemia o cesserà o si attenuerà. E secondo me la telemedicina, la valorizzazione delle professioni sanitarie e l'utilizzo per abbattere le liste d'attesa, specialmente sulle malattie oncologiche, devono essere comprate prestazioni dalle strutture private, perché altrimenti non se ne esce da questo. Perché è dura spiegare chi ha un rapporto con la sanità ideologico che qui arricchiamo il privato, quando il privato nel Veneto è di fatto percentualmente insignificante, e uno si trova con un tumore alla prostata a non sapere dopo quante settimane potrà essere operato. Però è adesso che bisogna costruire la sanità che ci sarà quando, ripeto, la pandemia o cesserà o si attenuerà, altrimenti ci troveremo con gli stessi problemi di adesso. Ecco, volevo tornare dall'assessore Lanzarin, perché ha fatto molto discutere l'intervento del professor Bassetti l'altro giorno, che ha detto insomma bisogna cambiare il metodo di conteggio dei malati Covid, perché c'è quello che si frattura il femore, va in ospedale, tampone risulta positivo, entra nel conto l'infartuato, il malato che ha altre patologie, insomma, no? E dice non dovrebbe esserci un bollettino quotidiano che mette ansia a tutta una popolazione, spaventa, eccetera, con questi numeri esagerati, ma settimanale. E poi, assessore, la questione dei Novax che occupano i posti in terapia intensiva. Cioè io incomincio a sentir dire da tanta gente che protesta e che è arrabbiata, dice ma io devo rinunciare
a farmi curare in terapia intensiva e ne ho diritto perché c'è un signore che non vuole vaccinarsi, che finisce in terapia intensiva e che magari in terapia intensiva rifiuta le cure, no? Non è paradossale, è grottesca sta cosa qua. Ma allora, per quanto riguarda quanto diceva il professor Bassetti, noi stiamo ragionando come Commissione Salute e come Regioni su una nuova definizione di caso. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi, vedendo che c'è una diffusione così importante con la variante Omicron del virus e sapendo che ci sono molte persone che sono totalmente asintomatiche, quindi non si accorgono neanche di avere la malattia se non perché fanno un tampone o perché vengono in contatto con una persona e quindi poi entrano in quello che è appunto il contact trace, il tracciamento e quant'altro, le prevenzioni delle regioni stanno discutendo proprio per cercare di cambiare la definizione di caso tra le persone sintomatiche e le persone asintomatiche. Altra cosa invece è quella del computo. Anche qui in molte regioni, anche noi insomma abbiamo discusso a lungo con il Ministero e tra le regioni, perché è vero che quasi tutte le regioni hanno tantissimi casi, pensiamo solo alle donne in gravidanza, ci sono moltissimi reparti di donne in gravidanza positive che però entrano perché devono partorire, non perché sono positive, e ci accorgiamo della positività quando appunto entra in ospedale, perché voi sapete che nel momento in cui una persona viene ricoverata in ospedale viene sottoposta a un tampone per vedere, prima di inserirla nei vari reparti, se questa persona ha contratto il virus, proprio per evitare poi che ci sia circolazione del virus nei reparti. E quindi ci sono persone di questo tipo. Ho citato le donne in gravidanza, ma potremmo citare anche delle persone che entrano per delle protesi, eccetera, che entrano per un'altra cosa, però poi alla verifica che noi facciamo, quindi risultano persone positive. E da questo si è chiesto al governo, quindi al Ministero e anche all'Istituto Superiore di Sanità, di scomputare questi numeri, perché altrimenti falsano un po' quella che è la fotografia oggi complessiva. Siamo in attesa, insomma, della discussione. Le regioni hanno fatto una proposta, hanno mandato una proposta, siamo in attesa di capire che pronunciamento ci sarà da parte del governo su questa questione. Per quanto riguarda invece il discorso delle terapie intensive, delle persone no-vax, io vorrei solo ricordare che il nostro è un sistema universalistico, articolo 32 della Costituzione, per cui il nostro è un sistema che deve garantire, ed è giusto così, insomma, le cure a tutti, indistintamente dal censo, indistintamente dalla nazione, dal credo politico, religioso o di altro tipo. È chiaro che infastidisce, questo lo posso comprendere, che ci siano persone che rifiutano anche a volte di essere intubate, oppure vengono intubate solo nell'ultima, diciamo così, insomma all'ultimo istante, che quindi possono occupare un posto in terapia intensiva che potrebbe essere occupato per un intervento di un altro tipo, però ripeto, questo è il nostro sistema, è un sistema che garantisce parità ed equità a tutti. Perfetto. Senta, allora intanto vediamo i titoli, poi andiamo da Jonathan Montanariello, dal presidente Finco, da Bottero, da Bean. Torniamo dai nostri ospiti e continuate a scriverci, vedo tantissimi messaggi. Record di vaccini in Italia, questo è il dato nazionale, 686.000 dosi oggi, il bollettino 196.224 nuovi casi e 313 morti. In Francia addirittura sono a 330.000 in un sol giorno. Per il calcio stop alle squadre col 35% dei positivi. L'ha deciso la Lega Calcio con il governo, adesso dovrà pronunciarsi il CTS. Morta di Covid dopo il parto, il marito tornasse indietro, le direi di vaccinarsi, i due gemelli sono in rianimazione. E vediamo la storia di le ultime novità del sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Sciunschi, che ha contratto il virus, che oggi ha detto: non ho particolari sintomi, la sto trattando come un'influenza. Vediamo. Bene, devo dire bene, insomma, siamo in sesta giornata, ho avuto un raffreddore e un po' di raucedine, nulla di più finora, e credo che insomma non dovrebbe diventare di più, anzi qui sto già meglio. Insomma. Io ho preso un po' di antinfiammatori come si fa all'inizio, il Plaquenil, che è il mio dogma che ho sempre preso come dal primo sintomo, insomma, collegabile.
prima di avere il tampone. Applicato su di sé il metodo che da tempo condivide con pazienti e sostenitori Riccardo Schumski, medico e sindaco ribelle di Santa Lucia di Piave, da circa una settimana in isolamento causa virus, quarantena che sta trascorrendo tra centinaia di chiamate da tutta Italia. Schumski, paladino delle cure domiciliari, tiene la linea che lo ha portato nel vortice della polemica politica e sanitaria, culminata con la radiazione dall'Ordine dei Medici, contro cui ha presentato ricorso e che, in attesa di una pronuncia definitiva, lo vede ancora esercitare. Il virus se ne frega di tutti i tentativi di intrappolarlo, no? Schumski, che guarda inevitabilmente con interesse l'annuncio del premier spagnolo Sanchez, che vuole cambiare approccio nei confronti del virus e trattare il Covid come un'influenza. Questo in un paese, va detto, che comunque registra un record di vaccinazioni, l'85%. Mi fa piacere, perché probabilmente è una qualcosa che io ho detto tanto tempo fa, che forse andava affrontato con più serenità, con meno terrorismo. Si dica che sono rimasto sempre d'accordo, cercando di curare, come si è sempre fatto, le influenze. Ma i fronti aperti dal sindaco di Santa Lucia sono diversi. È di queste ore la pubblicazione di una sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, confermando la pronuncia di primo grado, impone al Ministero dell'Economia di restituire circa 110.000 euro al comune per il mancato trasferimento dell'ICI sui capannoni tra il 2001 e il 2009. Che non siamo l'unico comune che ha vinto, diciamo, ci sono altri in Italia. La prenda atto che su questo, ai sensi di legge, ha commesso una, chiamiamola, irregolarità. Io la chiamo sempre rapina, ma insomma. Intervista di Christian Arbeit. Allora, Jonathan Montanariello, sembrerebbe, insomma, dal numero delle vaccinazioni, soltanto oggi davvero c'è stata un'impennata di vaccinazioni, non soltanto in Veneto, che il decreto governativo abbia indotto tantissime persone che non vogliono, diciamo, essere ibernate, perché questo risulterebbe essere la condizione di chi non può, senza Green Pass, andare da nessuna parte, perché ormai il Green Pass, salvo alcune eccezioni che secondo me sono discutibili, cioè dagli alimentari, in farmacia, dal tabaccaio, non si capisce perché uno non debba mostrare il Green Pass. Io francamente lo trovo abbastanza strano. Comunque è una linea che sta premiando il governo e che soprattutto sta portando quel 10% di italiani che non si sono ancora vaccinati a farlo, no? Sì, diciamo che secondo me, al netto del decreto del governo, i numeri e un po' anche di assedi e punti vaccinali dei giorni precedenti cominciavano anche a dare in parte questo risultato, perché credo che sicuramente nessuno, anche chi è andato a vaccinarsi subito, nessuno con anche semplicemente quello che in qualche modo viene, seppur le false notizie del web o quant'altro, nessuno a cuor leggero si alza la mattina e dice vado a vaccinarmi. È una scelta che tutti fanno perché si riconosce nella scienza un valore, perché c'è un rispetto anche per la comunità in cui viviamo e quindi uno si va a vaccinare. Però è chiaro che con tutto ciò che si sente in giro, anche più convinti, comunque quando vanno a vaccinarsi non è una cosa che viene fatta a cuor leggero. Però dopo, arrivati a un certo punto, io credo che inizia anche a pagare non solo la coerenza ma anche i numeri, perché se noi vediamo che all'interno delle terapie intensive, se vediamo i numeri dei decessi, togliamo chi secondo me in maniera avulsa non fa numero, come diceva anche prima il collega, chi può avere delle patologie particolari e quindi chi ha delle patologie particolari è soggetto a qualsiasi tipo di infezione, che sia da Covid-19 o altro. Ahimè, ci sono delle persone fragili, gli oncologici o altro, che rientrano in una particolarità dove qualsiasi infezione potrebbe diventare letale. Però i numeri parlano chiaro. I numeri dicono che nelle terapie intensive, che i decessi o piuttosto le situazioni complicate sono sempre in quel segmento di popolazione che non si è vaccinata. Allora alla lunga, no, direttore, a un certo punto vedi uno, vedi due, vedi tre, dopo, per carità, ci sono i casi come il dottore che non è vaccinato e gli è andata bene, ma per l'amor di Dio siamo contenti per lui. Così come il discorso delle terapie intensive, io sono d'accordo con l'assessore, sono d'accordo, cioè lo dice la nostra Costituzione, fa bene a ribadirlo l'assessore Lazzarin, che il nostro modello universalistico e quindi deve curare tutti. E ci mancherebbe altro che non sia così. Però è anche vero che io credo che a un certo punto il buonismo deve anche finire. E fermo restando che nel nostro modello universalistico guai non curare tutti,
Io penserei a questo punto che chi i problemi di causa li deve anche pagare. E quindi secondo me se una persona non accetta le precauzioni che gli vengono messe a disposizione dalla scienza, dalla comunità, dalle istituzioni e decide di andare per fatti suoi e gli tenti di salvare la vita e non vuole, ma io a questo punto uscito dall'ospedale gli presenterei il conto. Io a questo punto uscito dall'ospedale a chi non accetta di vaccinarsi e in qualche modo ha bisogno dopo di quelli che sono tutti il resto dei cittadini che si sono vaccinati, che con i troppi contribuenti. Ti interrompo un secondo, vai, solo vai. Telegrafico. L'errore lo abbiamo fatto noi in Europa. Doveva essere l'Europa, siccome l'Europa che dà le direttive, l'Europa ha lasciato libero, no? Ti vaccini o non ti vaccini? Certo. E là è nata, diciamo, l'equivoco per cui si è innescata. Infatti secondo me oggi bisognerebbe dire che la chiarezza il vaccino è un mancata per la tutti. Chiarezza, certo. In sede decisionale in Europa. E su questo anche il governo dovrebbe avere il coraggio di dire che il vaccino è un obbligo per tutti. Punto. Non quando si governa ci sono delle scelte che a volte ti fanno perdere del consenso, non si fa cuor leggero, però oggi di fronte a quello che sta accadendo ricordo e chiudo che è vero che abbiamo tanti contagiati, ma grazie anche e soprattutto alla politica vaccinale non abbiamo più le chiusure come prima, non dobbiamo più contare il fatto di non allontanarci 200 metri da casa col contapassi in mano, non dobbiamo più inventarci di portare il cane a fare la pipì per poter prendere una boccata d'aria. Cioè, nonostante la pandemia continua, i vaccini hanno aiutato, si continua, nonostante le difficoltà delle imprese, delle terapie intensive, delle sospensioni delle attività ordinarie sanitarie, tutti i problemi, ahimè, che ci sono. Però non possiamo dire che in confronto come eravamo nella prima ondata, oggi ci sono delle città chiuse o addirittura militarizzate, come quella volta che ti chiedevano il certificato se stavi andando a lavorare o no. Quindi credo che la scienza abbia un valore e le istituzioni hanno anche a un certo punto il dovere di fare delle scelte dure, difficili, impopolari, però chi governa è chiamato anche a fare questo. Allora, uno dei motivi di preoccupazione, l'avete visto anche nell'ultimo SMS, è che molti, per paura di vedersi decurtato lo stipendio o di non poter andare in azienda, di perdere il lavoro, essendo positivi, non lo dichiarano, lo negano e quindi vanno in giro contagiando pesantemente gli altri. Intanto continuano le polemiche sui Novax e i Provax, si arriva, come è accaduto a Montebelluna, a ritirare fuori la storia di un necessario processo di Norimberga. Ricordiamo che il processo di Norimberga è quello a cui sono stati sottoposti i criminali nazisti, per i medici, gli infermieri, gli scienziati che sono fautori delle vaccinazioni. Vediamo. E a Montebelluna, i giorni scorsi, un consigliere ha condiviso dei post che mettevano sullo stesso piano le vaccinazioni e il nazismo, una cosa francamente inaccettabile. Il consigliere comunale Walter Baseggio ha forse espresso troppo apertamente e in maniera accusatoria la sua opinione sulle vaccinazioni. Affermazioni e prese di posizione che una volta pubblicate sulle piattaforme social potrebbero diventare alquanto fuorvianti per i cittadini, specialmente se a pubblicarle è qualcuno che riveste un ruolo pubblico. Spero e credo e chiedo che questi amministratori pubblici chiedano scusa dicendo in maniera chiara da che parte stanno. È netta la presa di posizione contraria alle affermazioni di Baseggio del sindaco di Montebelluna, anch'esso leghista come il consigliere. Credo che il consigliere volesse dire altro, sinceramente detto assolutamente in modo infelice e, ripeto, assolutamente ingiustificabile. Dico solo, siamo attenti a sbattere il mostro in prima pagina, perché chi conosce il consigliere in questione sa perfettamente che è una persona generosa, buona, che si mette a disposizione di tutti. E fra chi ha rivestito un ruolo pubblico in passato a Montebelluna c'è anche l'ex consigliere Gianni Pellizzari, che appoggia la posizione del consigliere Baseggio. Sono molti di più quelli che hanno dubbi su questi vaccini. Sono oltre il 30%, cioè per una percentuale pari a quelli che sono contrari. Però di questo 30% c'è un 20% che è stato costretto
a vaccinarsi per poter mantenere la famiglia. E in merito all'atteggiamento di Baseggio, l'ex sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, scende in campo dicendo che il consigliere va richiamato perché ha chiaramente sbagliato a esprimere tesi no-vax dimenticandosi di rivestire un ruolo pubblico, e ribadisce, confermando a sua volta quello già detto dal sindaco Bordin, che Baseggio non merita la gogna pubblica. Ma allora, quale sarebbe l'alternativa? La scienza, la superstizione, così conclude l'ex sindaco Favero. Servizio di Arinda, Chitezza. Allora, Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale, certo rimane uno zoccolo duro di irriducibili, insomma, no? Ogni tanto ne sentiamo diversi, lo era anche Lorenzo Damiano, che è stato qui in studio qualche giorno fa, che poi ha contratto il virus, è stato ricoverato e ha cambiato proprio del tutto opinione. Cioè rimane questo zoccolo duro, però insomma nel frattempo le vaccinazioni vanno avanti, in qualche modo si fa, c'è una breccia all'interno di questo muro di chi è contrario alle vaccinazioni, no? Pare. Diciamo che insomma lo zoccolo duro c'è sempre stato, l'abbiamo visto anche negli anni passati sulle vaccinazioni nei confronti dei bambini, c'è sempre stata una fetta della popolazione in determinate aree del paese e anche in determinate aree del nostro Veneto che comunque hanno deciso per convinzione di non vaccinare i propri figli. E quindi posso dire che anche con le percentuali che noi oggi abbiamo di vaccinazione a livello regionale e nazionale, rispetto ad altri paesi, comunque siamo uno dei paesi che si è maggiormente vaccinato. Noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, possiamo parlare di obbligo vaccinale, di fargli pagare le cure, però comunque quando una persona decide di non vaccinarsi, tu nemmeno se gli punti la pistola si vaccina questa persona. Alcune adesso con questo sistema che diciamo è un obbligo nascosto, però sostanzialmente loro ci stanno arrivando, no? Perché prima sono partiti con il Green Pass, dopo il Super Green Pass, dopo sono partiti con i bambini, i ragazzi delle scuole, adesso con gli ultra cinquantenni, stanno già parlando degli ultra quarantenni. Quindi se è vero quello che ha detto Draghi l'altro giorno, che la colpa di tutta questa situazione è del 10% di persone che non si sono vaccinate, allora dovrebbe anche avere il coraggio a sto punto, visto che lo sta facendo per scaglioni e per gradini, di dire da domani mattina c'è un obbligo vaccinale, se è vero che il problema è il 10%, e quindi magari fra due mesi siamo fuori da questa situazione. Altrimenti, se dobbiamo sempre trovare una soluzione a tutti i problemi e dire che nonostante due anni di pandemia oggi comunque ci troviamo con 7 milioni e mezzo di persone che sono a casa, chi positive e chi in quarantena, forse insomma dobbiamo anche avere l'onestà di dire che è una pandemia che purtroppo viviamo giorno dopo giorno e che ad oggi nessuno ha la soluzione finale per questa pandemia che stiamo vivendo. Non condivido il principio detto prima dal collega Montanariello, che sarebbe anche il caso di fargli pagare le cure, perché io dico alla fine ricordiamoci che noi la sanità ce la paghiamo e ce la paghiamo anche con le tasse. Quindi se uno decide che non vuole in nessun modo di farsi un vaccino, non è che io posso rifiutare una cura medica ad una persona perché non vuole vaccinarsi, altrimenti dovrei dire alla persona che fuma, se si ammala di tumore non dovrei garantirgli le cure, a uno che beve non dovrei garantirgli le cure se si ammala di tumore al fegato, a uno che mangia troppo non dovrei garantirgli determinate cure cardiologiche. Allora se noi andiamo a guardare gli eccessi e diciamo i comportamenti di vita di ogni singola persona, dovremmo lasciare tre quarti degli ammalati fuori degli ospedali. Io penso che in questo momento parlano, come si diceva prima, parlano i numeri, certo è che c'è un sistema che oggi ha enormi difficoltà nell'andare avanti, che è tutto il sistema dei tamponi, del tracciamento che è completamente saltato, ma soprattutto oggi la gente sta perdendo la pazienza, perché mi trovo, e anche stasera ho ricevuto delle segnalazioni, con persone che hanno finito il periodo di quarantena e gli dicono tu hai il tampone fra 4 giorni, però capiamo bene che queste persone che magari già hanno saltato 8 giorni dal lavoro, hanno magari messo in isolamento un tot numero di familiari, si trovano anche nel dover aspettare 3-4 giorni per avere il tampone e poi bisogna aspettare avere anche la risposta. Quindi oggi noi veramente noi stiamo registrando una tensione sociale che non è certamente indifferente, ma soprattutto non vorrei mai che la gente poi a un certo punto perdesse la pazienza, perché quando la gente vede che non viene pagata se stai in quarantena, che oggi se ti beccano positivo con 3 dosi comunque devi stare a casa
casa una settimana e mettere in quarantena tutta la tua famiglia. Uno preferisce andarsi a comprare il test fai da te in farmacia, fa un minimo, se uno ha un po' di coscienza si autoisola, se uno non ha un minimo di coscienza prende e va in giro, e tanti purtroppo lo stanno facendo. Quindi io mi auguro che adesso, prima ne stavo parlando la signora Lanzarin, su questo benedetto tavolo Stato-Regioni si trovi veramente una soluzione, perché penso sia difficile continuare a reggere una pressione ospedaliera e un peso del genere, perché solamente se dobbiamo pensare in Veneto una media di 20.000 positivi ogni giorno, se ogni positivo si mette in contatto con altre 5 persone vuol dire che abbiamo 100.000 persone che si mettono in isolamento. Cioè ragazzi, cioè, sì, possiamo noi dire non blocchiamo la scuola e quindi ragazzi tutti in presenza perché la scuola è giusto che vada avanti, ma stiamo bloccando l'economia e stiamo bloccando tutto il resto. Quindi ripeto, io non è che voglio fare un attacco alle scelte del governo, perché voglio dire, ripeto, è una pandemia che purtroppo viviamo ogni giorno e dobbiamo trovare ogni giorno delle soluzioni, però certamente dopo 2 anni determinate riflessioni vanno anche fatte. Allora, Omicron, direttore, sì. L'altro giorno mi è arrivata una segnalazione che ora stiamo verificando di una persona che ha fatto un ciclo di chemio per ridurre la massa tumorale e asportarla. Dopo il ciclo di chemio è andato in ospedale, adesso abbiamo detto di produrre documentazione, e gli hanno detto: guarda, non possiamo operarti perché per queste vicende pandemiche e questo tipo di interventi abbiamo deciso di non farti. Secondo te è giusto che quella persona, dopo che fa una chemio per ridurre la massa tumorale, perché deve avere la prospettiva di potersi operare e vivere, perché non ha scelto lui di avere il tumore, si trova che non si può operare perché magari quel posto in terapia intensiva c'è qualcuno che ha deciso di non vaccinarsi e magari anche di andare a fare quelle manifestazioni che io sono, perché la gente manifesti, lo dico sempre, ma era magari uno di quelli che era a manifestare in 1000 abbracciati senza distanziamento e senza mascherina. Sì, ma noi oggi, tu devi andare ma a dire oggi non abbiamo il 100% qui, delle terapie ma tu oggi devi andare a dire a questa persona con dentro qui i malati COVID. Che, però scusami un attimo, siccome io mi fido della scienza, così come se devo fare una casa mi fido dell'architetto, e se devo fare un conto corrente vado in banca, non vado nel bar, e i dati sono questi e la scienza dice che gran parte del problema è dato da chi non si vaccina, allora al netto che ogni tanto bisogna avere anche il coraggio di chiamare le cose per nome e non preoccuparci se perdiamo qualche voto in queste situazioni. Allora io di fronte dice, a uno che non lo opera, che ha un tumore, è di e dice uno che cioè, Nicola e Novak sei andato abbracciato alle manifestazioni con le scene che abbiamo visto qua, direttore, ricorda, alle manifestazioni tutti abbracciati senza mascherina, il giorno dopo in 1000 contagiati, mi permetti di dire, sì, però, che la vita è sacra, Giovanni, però vorrei, tra sì, chi però se la cerca e chi no, dove c'è una differenza. Cosa, perché se uno ha una massa allora, di tumore e necessita di un'operazione, dobbiamo ancora verificare, fa cadere tutto il discorso fatto dopo, perché se è verificato, non qui, ma nelle sedi opportune, bisogna fare nome e cognome di chi ha fatto gli atti, una... se non ho capito, gli ma fare il discorso che fai tu per dire prima dobbiamo ancora ma verificare sono, come che... dire ma, nulla ma, no. Ma non girare intorno a padre, ma uno che te lo dice ti pare che dice una bugia, e che sei stato anche te un consigliere, aspetti di avere le carte in mano. Allora io ma come quello ce ne sono altri 1000 di casi, ad ascoltare non persone dire che dicevano tutto bene. Dai. Avevo una visita urgente e non mi è stata fatta. Bene, fammi vedere l'impegnativa e vediamo che codice aveva messo il medico di base. E poi risultava che quella visita padrino, non era urgente, dai. Padrino, non è questo il caso. Ieri abbiamo fatto un dibattito di 2 ore in consiglio regionale, dove dalla destra alla sinistra, al netto di chi aveva 2 visioni di pensiero diverse sull'ospedale Covid, sì ospedale Covid no, sanità privata sì o sanità privata no, è stato riconosciuto da tutti, assessore compreso, che nonostante l'eccellente lavoro della nostra sanità veneta, che è in guerra e si sta spendendo in prima linea come non mai, e vanno ringraziati tutti quelli che sono in prima linea nel sistema sanitario, ma nonostante questa guerra tanta attività ordinaria sta subendo un forte colpo. È un dato oggettivo che l'attività ordinaria sta subendo un forte colpo. Ma allora bisogna fare la fatica colpo di studiare e fare ragazzi, delle proposte. Cioè bisogna dire questo non va perché va fatto in un altro modo, che è questo che propongo. Allora, fatta una proposta. Facciamo pagare le cure a chi non si vaccina. Però. Vediamo se quel 10% cala. Scusate, sentiamo l'assessore. Potrà non piacere, ma una proposta. È illegittimo. Da Leopoldo Bottero, da Pietro Bean. Prego, assessore, voleva intervenire? No. Allora, intanto, giustamente, il consigliere Fenco ricordava che io ho dato il dato delle terapie intensive Covid, 210, però noi abbiamo altre 250 minimo ogni giorno, terapie
terapia intensiva e non Covid, quindi vuol dire che sono persone che hanno fatto interventi oncologici, cardiochirurgici o trapiantati o di altro tipo, che sappiamo necessitano, persone anziane che hanno anche una frattura e sappiamo che una persona anziana potrebbe aver bisogno della terapia intensiva anche per una frattura che per noi può essere semplice ma non per una persona anziana. Quindi noi abbiamo giornalmente circa 250 persone in terapia intensiva no Covid. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento stanno funzionando le emergenze urgenze e la parte oncologica. Noi abbiamo dichiarato, ma è scritto ovunque, abbiamo controlliamo anche nei Covid hospital, quindi penso, non so, a Schiavonia nello specifico, visto che è stato citato, la parte oncologica è stata mantenuta aperta anche nel momento in cui l'ospedale è stato chiuso. Poi se ci sono dei casi particolari, anch'io chiedo, vediamo il caso particolare, andiamo a fondo e capiamo perché quel caso particolare, se c'è stato, non è stato preso in esame. Questo però non vuol dire che la sanità non stia soffrendo, questo non vuol dire che sicuramente stiamo lasciando indietro tante altre cose, ma lasciamo indietro tante altre cose, e qui mi riallaccio a quanto diceva anche Padrin, perché oggi c'è un problema legato non tanto alla parte logistica. Guardate che il problema non è la parte logistica a fare più terapia intensiva. Noi abbiamo 100 respiratori che sono pronti per essere diciamo così posizionati, e quindi non abbiamo problema di attrezzature, di materiale. Il problema è il personale, perché anche quando ieri in consiglio abbiamo fatto la discussione dicendo ma si poteva pensare trovare un altro ospedale, quindi evitare la chiusura di determinati ospedali per non creare problemi a quella popolazione. Vero? Ma per aprire un altro ospedale bisogna allora che noi chiudiamo comunque reparti negli ospedali nostri e trasferiamo in quei nuovi ospedali dedicati il personale che oggi è negli altri ospedali. Perché se oggi non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo OS, quindi operatori sociosanitari, vi assicuro che è difficilissimo. Solo il comparto, quindi il comparto delle professioni sanitarie e gli infermieri, noi oggi stiamo rinunciando come Regione Veneto, come azienda sanitaria del Veneto, a persone che sono già state assunte all'interno delle aziende sanitarie e quindi potrebbero andare a rimpinguare i reparti per aiutare per esempio le case di riposo, che sono in grandissima difficoltà e non hanno più personale infermieristico all'interno di queste strutture. Qui sappiamo che c'è una programmazione sbagliata, c'è una programmazione che oggi non è in linea con i bisogni e soprattutto con quelle che sono le necessità. Sappiamo che bisogna fare un investimento molto importante. Anche qui c'è stato un incontro e anche un confronto molto ferro col governo su questo. Cioè, oggi non possiamo più aspettare. Oggi il problema principale, guardate, io lo continuo a ripetere, è quello del personale. E purtroppo è un problema che non è più il problema dello specialista all'interno dell'ospedale, quindi abbiamo problemi nei pronto soccorsi, abbiamo problemi nella terapia intensiva, abbiamo problemi con i pediatri oppure con gli ortopedici. Oggi abbiamo problemi con i medici di base che non li troviamo, abbiamo problemi con gli infermieri che non li troviamo, abbiamo problemi con gli operatori sociosanitari che non li troviamo. Quindi è veramente una situazione molto complicata e molto più grande di quella che pensiamo. Non c'è dubbio. Allora, il Covid non risparmia nemmeno i grandi elettori, o se non altro uno dei tre grandi elettori del Veneto. Sapete che andranno a votare per il Presidente della Repubblica Luca Zaia, Roberto Ciambetti e Giacomo Possamai, che è risultato positivo proprio poco prima del voto. Durante in aula. Il voto. In consiglio. Ma andiamo a mandare allora. Com'è? Durante il voto. Vediamo il servizio e poi torniamo in studio. Mentre stava votando. Il grande elettore è positivo. Giacomo Possamai da Vicenza è lui, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Veneto, ad aver ricevuto due notizie contemporaneamente, una bella e una brutta. Ha cominciato da quella bella. Sarà lui il rappresentante del centro-sinistra Veneto ad eleggere il capo dello Stato il 24 gennaio. Nemmeno il tempo di festeggiare ed ecco già la notizia brutta. Giacomo Possamai è appena risultato positivo al Covid. Sono positivo, sono in quarantena a casa, ma sto bene, ho soltanto un lieve raffreddore. Ieri ho fatto il tampone di routine che fanno sempre i consiglieri regionali prima di entrare in consiglio regionale e sono risultato positivo, non avevo sintomi, quindi
probabilmente non avrei neanche saputo di essere positivo se non avessi dovuto fare il tampone per l'ingresso in consiglio. Gli altri due grandi elettori veneti sono il presidente della regione, Luca Zaia, e poi un altro vicentino, il presidente del consiglio regionale, il leghista Roberto Ciambetti. Ieri, durante l'elezione a Venezia, a Palazzo Ferrofini, si era sparsa la voce che alcuni consiglieri potessero essere positivi e per questo erano stati tenuti in isolamento fuori dall'aula. Ma in realtà si era trattato di un equivoco e Giacomo Possamai, l'unico alla fine a risultare effettivamente positivo, a raccontarci questo retroscena. C'è stato un momento molto particolare in cui insieme a me anche altri consiglieri non hanno potuto subito votare perché il primo esito del tampone era stato indeterminato e quindi i consiglieri di cui non si sapeva ancora se fossero positivi o negativi hanno votato fuori dall'aula con un commesso che con i guanti ha depositato la scheda. Quindi come sempre è stata una grande attenzione alla sicurezza e alla sanità anche di ciascun consigliere perché le regole del consigliere regionale sono molto stringenti. Ora i casi sono due. O Giacomo Possamai, che fortunatamente è asintomatico, si negativizza entro il 24 gennaio, oppure non ci sarà un rappresentante veneto del centrosinistra a partecipare all'elezione del capo dello Stato. Ma lui è positivo e questa volta nel senso che è ottimista. Ma conto ovviamente di essere negativo prima del 24 di gennaio in modo tale da poter andare a Roma ed esercitare il mio dovere di grande elettore. Se invece Carlo Alberto Inghilleri, ovviamente auguriamo a Giacomo Possamai, che spesso ha focus, di uscire più presto dalla positività e anche per poter così andare a votare per il Presidente della Repubblica. Il padre dice di votare bene. Sennò meglio stare allora, a casa. Torno da Gian Antonio da Re, perché il Covid condiziona la Presidenza della Repubblica, ma anche gli esponenti storici di partiti come la Lega. Gian Antonio da Re si è permesso di criticare la linea del segretario della Lega Matteo Salvini dicendo insomma c'è un'ambiguità nella linea sulle vaccinazioni e io trasecolavo e trasecolo ancora adesso da Re perché sentir dire che lei rischia l'espulsione mi pare una cosa fuori dal mondo. È vero che diciamo sarà non processato? Crediamo ai giornalisti? No, crediamo ai giornalisti. Senza da lei chiudono la che di solito i giornalisti fanno bene il loro mestiere e hanno le notizie e hanno anche le verifiche delle notizie. No, mi sono permesso di criticare Matteo Salvini non nella parte politica ma nella parte gestionale di questo virus. Anche perché penso che un segretario di partito debba comunque in ogni caso avere una linea comune con quelli che sono il presidente di regione, tra l'altro ne ha tre, anzi quattro, e i sindaci che sul territorio sono i responsabili sanitari. Allora, se non abbiamo questa forza di stare assieme, quantomeno in un momento di difficoltà e di pandemia, non è una critica diciamo politica a Matteo Salvini, che è il mio segretario, poi al di là che si possa avere delle posizioni diverse e di esprimere anche magari in maniera molto chiara come da sempre faccio, io ho sempre fatto così, purtroppo questo è il mio handicap o forse anche la mia fortuna, ma bisogna anche esprimere in un momento così dove tutti siamo in prima linea. Ricordo il mio ospedale, l'ospedale di Vittorio Veneto è un Covid hospital. Allora, reparti chiusi, trasferiti a Conegliano e non solo, nella provincia di Treviso, quindi anche chi ha delle patologie deve quindi spostarsi. Allora, cerchiamo di avere una linea comune. In questo momento siamo tutti al fronte e andiamoci tutti al fronte, perché altrimenti diventa, insomma, adesso non so cosa succederà nella Lega. Pronto a manifestare quello che ho detto, lo ripeto e lo ripeterò se magari qualcuno me lo chiede. Ecco, però la cosa francamente che credo stupisca anche tutta la base, cioè lei non è un giovane ribelle che perde la testa, si mette a discutere e a diciamo, criticare la linea del partito. Lei ha espresso una sua opinione sulla questione pandemia, sulla quale persino i sassi esprimono delle opinioni, dico lei ha tutto il diritto,
di dire quello che pensa, anche avendo una storia come la sua. Mi stupisce che il segretario di un partito, qualsiasi, di qualsiasi segretario si tratti, su questo proceda, diciamo, con le forche caudine dei probiviri, cioè mi sembra una cosa incredibile. Ma onestamente a me non ha telefonato nessuno per dirmi sei in, in procedura. Leggo dalla stampa, non mi preoccupo perché ho espresso una, un'opinione che ritengo giusta, la confermo e la riconfermo. Non contesto la linea politica, cioè, del mio questo, segretario, cioè, di cosa vuol fare adesso nelle elezioni del Presidente della Repubblica. Certamente è lui il responsabile e ne risponde, ma su questa linea, che è una linea normale di buon senso, ma di fare squadra in un momento di grande difficoltà e anche di rispetto di chi è in prima linea negli ospedali, paramedici e medici, i quali sono, insomma, anche la parte politica deve avere la sua parte, fare la sua parte, che è fondamentale proprio anche dal punto di vista morale per fare una squadra su. Pensiamo anche all'industria, abbiamo sentito prima i dati, le difficoltà che ci sono, quindi siamo tutti nella stessa barca, remiamo tutti dalla stessa parte. Allora, comunque la stabilità, cioè, della Lega, anche per me che sono di centrodestra, non sono mai stato leghista. Lo so, perché ci siamo combattuti in consiglio regionale. La stabilità della Lega è importante non solo per il centrodestra, anche perché io non è leghista, ma secondo me anche per il centrosinistra, a prescindere dai ruoli di maggioranza o opposizione a seconda delle regioni, perché oggi la Lega comunque è un elemento fondamentale nella stabilità del paese e dopo ognuno vota quello che ritiene, però se la Lega dovesse in un qualche modo avere dei problemi, questo si ripercuoterà negativamente anche al di fuori della Lega. Ma un intervento velocissimo. Oggi ho visto che nelle nostre comunicazioni interne Matteo Salvini dice: se Draghi andrà al Colle, noi rimarremo nella maggioranza. Questo è un senso, un atto di responsabilità, perché in questo momento dobbiamo gestire questi soldi che l'Europa ci ha messo a disposizione, che non li ha messi solo all'Italia, ma li ha messi a tutte le nazioni europee, vanno gestite, vanno investite, vanno soprattutto messe a disposizione, soprattutto in questo momento dove abbiamo un carico di delle bollette che, ripeto, è ingiustificabile. Deve ancora arrivare. Poi ci troviamo di fronte a una guerra, diciamo, dove la NATO cerca di entrare, diciamo, nelle ex nazioni, diciamo, non del patto di Varsavia, ma proprio dell'Unione, della vecchia Unione Sovietica. Allora qua è chiaro che Putin ha detto: no, tu in Kazakistan non entri, tu in Ucraina non ci entri con il patto della NATO. Ci sei già nella Polonia, nell'Ungheria, ma nelle ex zone dell'Unione Sovietica non entri. È che ormai gli Stati Uniti non guidano più da nessuna parte. Allora restiamo in Veneto su questa vicenda Leopoldo Botero, che insomma denota da parte, diciamo, di alcuni leader del partito, diciamo, un atteggiamento io credo abbastanza dispotico, no? Nel senso che bisogna, credo, portare comunque rispetto per chi dall'inizio, dalla nascita di questo partito, forse anche di un altro partito, lo ha rappresentato e ha contribuito a rafforzarlo. Lei cosa ne pensa? Atteggiamenti che poi riguardano anche, abbiamo visto nei 5 Stelle, sì, abbiamo visto in altri, diciamo, partiti. Che la vita interna dei partiti è vita interna dei partiti, che poi si riflette anche nella società. Io personalmente, non politica, ma ho una simpatia personale per Darè da sempre, ma voglio dire, ma secondo me ha ragione a prescindere. È un tenerone. Ma vabbè, insomma, no, però è un problema interno, se lo risolveranno, se sono capaci. Se non sono capaci non lo risolveranno. Io sono preoccupato di altre cose. Se devo fare un appunto alla Lega, ma anche al PD, a tutti quanti, eccetera, è che sono 1543 giorni che nessuno ci ha neanche mandato a fare a quel paese, cioè, diteci qualcosa sull'autonomia, cioè, almeno diteci di no è una risposta nella vita, uno decide poi cosa fare. Ha detto che c'è la legge quadro, no? Cioè, ma io la farei rotonda invece che quadrata, però che scivola meglio. Però il problema qual è? Che
a parole tutti quanti sono diventati autonomisti, no? Perché io mi ricordo quando ero qua ed ero quasi da solo a parlare di autonomia, poi uno alla volta sono diventati autonomisti anche più di me. E va benissimo, perché sono contento che sia entrata nella testa il fatto che la sussidiarietà e l'organizzazione federale di uno Stato è il modo migliore per organizzarla. Ma non si è fatto un millimetro in questo senso qua. E poi sento dei discorsi ogni tanto, anche in televisione, apodittici. L'altro giorno ho sentito una deputata che diceva: ah, ma il Sud, siccome ha grossi problemi, ha diritto di avere più fondi. Attenzione, il Sud ha diritto di avere i livelli di assistenza di scuola, eccetera, uguale a tutti gli altri. Adesso sarà due volte più uguale, no? Mediamente, perché sono 50 anni che spendono più soldi. Il 50% e oltre dei comuni sono in dissesto, in predissesto. Cosa vuol dire? Che si stanno mangiando i soldi con le solite consorterie, perché anche gli asili nido adesso devono andare al 70% al sud. Il mio paese non ha l'asilo nido, ce l'ha privato, quello della parrocchia, ed è un bel problema, perché i contributi dello Stato non ci sono, sono sempre meno, anche la regione è sempre meno. E abbiamo diritto ad avere le stesse cose di tutti quanti come risorse, se poi le abbiamo usate meglio, meglio. Io sono per l'autonomia di tutte le regioni, per la responsabilità di tutte le regioni, e poi si fa come i tedeschi: se ci sono investimenti da fare, se decidiamo che il ponte sullo stretto o quell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è da farsi, quello è un investimento, va a parte. Però non sono mica tanto contento di come stanno andando le cose, e non sono contento dei nostri rappresentanti a Roma che non stanno facendo quadrato sulla questione del Veneto. Poi, se devo fare non dovrei dire agli altri partiti cosa devono fare, ma a me piacerebbe tanto che la Lega facesse come ha fatto in Baviera, no? Strauss, quando ha detto: vabbè, noi stiamo con voi, però facciamo un partito per conto nostro, perché o risolviamo i problemi della Baviera o non si va avanti, no? Allora, qui abbiamo un governatore con l'80% dei voti, che magari non sono tutti della Lega, sono di tutti i partiti, perché la gente ha votato la Lega e ha votato Zaia perché pensava che fosse la forza politica che portava l'autonomia. Non ho visto delle posizioni dure, ho visto delle posizioni dure su certe cavolate, ma su questa questione qua mi aspettavo una posizione dura della Lega, ma anche di tutti gli altri, sa, del PD, di Forza Italia, una posizione chiara su questa roba qua. Cioè, l'autonomia non è una cosa, come si dice, negativa o proveneta, è una cosa per tutti, che poi si possa andare più avanti e altre scelte, ma l'autonomia, guardate, è elementare dal punto di vista organizzativo, migliora l'organizzazione, punto. No, allora, ho visto. Poi andiamo da Pietro Bean tra pochissimo. Un secondo solo. È venuto fuori un messaggio dove ha detto, mi dicevano, passa al gruppo misto. E io sono iscritto alla Liga dal 1982, quindi sono 40 anni adesso, no? Se ho fatto la politica in questo partito, affascinato da una parola che si chiamava federalismo, per quelle. E sono rimasto qua e sono ancora qua, e se non lo faccio qua vado a casa. Gian Antonio, volendo, se fai richiesta di iscriverti al nostro partito, metterò una buona parola. Nel PD, se vuoi, un posto nel PD, Gian Antonio, te lo trovo. Arrivo da sinistra, perché la mia famiglia, come padre partigiano, era di sinistra. Potremmo dire torna a casa. Io torna a casa, sono stata una pecora verde della mia famiglia. Torna a casa da lei. Scusate, vorrei concludere questa roba qua. Sarà poi ma così aveva detto, no? L'altra puntata. Salvate il soldato Fico. È stato l'unico lucido in consiglio regionale quando ha parlato di autonomia. Nella Lega, se sono bravi, li mandano via, devono tenere lo standard medio-basso. Se uno è bravo e dice una cosa diciamo seria, che io dico sempre quello che non improverano, okay. Magari a volte ne pago anche le conseguenze, però io sono una persona fulla del rispetto delle persone e ovviamente anche del mio partito, okay, perché ovviamente penso che tutti noi rivestiamo dei ruoli, al di là delle preferenze, che uno può prendere 1000, 10 o 50.000 preferenze, dobbiamo sempre ringraziare un partito. Però penso che sia anche normale che ci sia una dialettica interna. Ma... E anche se all'interno di un dibattito d'aula, io ho visto quest'anno, quando aveva parlato del bilancio,
ho fatto un intervento, sono stato ripreso da settimana da tutti i giornali, neanche se avesse bestemmiato, perché mi sono permesso di dire che Mattarella, per carità, è stata una brava persona, ma io vedo tanti miei colleghi, no, non vede l'ora di farsi la foto con Mattarella e gli baciano l'anello, però mi pare che Mattarella, che è il garante della Costituzione, al Veneto non ha mai dato un minimo... Non si è mai fatto garante della parola autonomia e non si è nemmeno mai fatto garante della Costituzione per quel che riguarda l'autonomia. E poi ho espresso il mio parere su Draghi, che ho detto che Draghi è una persona ovviamente rispettabilissima. No, hai detto anche ma altri. Draghi però ha sostanzialmente annientato il ruolo del Parlamento, ma ha annientato il dibattito e oggi c'è un uomo solo al comando, ma dobbiamo avere il coraggio di dire queste cose. E poi, sì, aspetta un attimo. Ti hanno rimproverato poi, perché hai parlato da leghista. Va bene, però sai, io... Torni da 40, io per carità ho 38 anni, ma io da 20 che ho la testa della Lega, e quindi io non rinegherò mai la mia storia, e ci vado sempre orgoglioso della mia storia, del mio passato, e sicuramente il mio ideale continuerò a portare avanti anche in futuro. Una Lega che guarda però bisogna anche avere il coraggio, perché anche oggi tutti qua stanno pensando a Mario Draghi, presidente del presidente della Repubblica, ma Mario Draghi ha mai pronunciato la parola autonomia una volta? Quindi voglio dire, prima di innamorarsi di queste figure che passa, che dura 6 mesi, 10 mesi, 2 anni, forse dobbiamo anche capire queste persone qua cosa rappresentano, perché è vero la credibilità, è vero che sono di bravi tecnici, cosa rappresentano, ma a livello politico queste persone qua, io mi chiedo, un Mario Draghi al Veneto cosa può dare? Ma si sono arrabbiati anche i non vicentini? Comunque, scusatemi, Mario Draghi, per chi non l'avesse capito, l'hanno messo lì quelli che ci hanno dato i soldi, perché non si fidano degli altri, no? Quello che sa fare i conti è lui, se c'è lui ci fidiamo. L'altra questione che sento dibattere continuamente, dice mancano i medici, mancano gli infermieri, ma guardate che mancano anche gli ingegneri, i tornitori, eccetera. Chi ha programmato l'università e la scuola in questi anni ha fatto una cagata pazzesca, perché bisognava sapere che servivano queste figure qua, e quindi al di là di fare gli esami di ammissione, come si dice, per stringere il numero dei medici, per alzare il livello degli stipendi, bisogna anche fare un ragionamento, come si dice, di scivolo. Se ci mancano gli ingegneri, ma dategli una borsa di studio, fate che chi fa certe cose la possa fare più facilmente. Noi non abbiamo ingegneri, non abbiamo tecnici. No, e dopo abbiamo un problema che quelli che abbiamo ovviamente fuggono verso la sanità privata, perché paga ovviamente molto di più, e quindi quei pochi che abbiamo o scappano all'estero o vanno all'interno delle strutture private, quindi qua c'è anche un problema a livello nazionale. Perché voglio dire, noi investiamo sui nostri giovani, perché un ragazzo che finisce un percorso scolastico, cioè tu qua sta a scuola fino all'università fino a 30, 34, 35 anni, e alla fine un investimento per le famiglie, per lo Stato, e alla fine te lo vedi portare via dagli altri paesi perché pagano di più. Quindi forse anche questo è un paese che oltre a pensare sempre al domani, perché i sindacati vogliono la contrattazione nazionale, questo è il problema. È la chiave di volta, e questo vera. È il problema. Noi a livello regionale più volte abbiamo fatto delle proposte, però purtroppo ci sono sempre state bocciate le proposte che abbiamo fatto, soprattutto anche per quelle. Scusate, dobbiamo andare da Pietro Bene, partito Partito Democratico, Mottarello, ma lei insiste con salvate il soldato Finco o no? No, io dico una cosa molto telegrafica. Si salva da solo. Credo che se Finco era da salvare il soldato Finco, adesso Finco va tutelato. Perché sono già tutelato in una Lega dove oggettivamente, chiamiamo le cose per nome, Salvini arriva a numeri importanti perché fa la scelta politica giusta, sbagliata, io non giudico a casa degli altri, di aprire la Lega come un partito di carattere di scala nazionale. Quindi la Lega è un partito che oggi ha consiglieri regionali in Puglia, in Sicilia, in Calabria. È chiaro che di fronte una partita politica che guarda tutta la penisola, isole comprese, avere chi in maniera autonomista, federalista e veneta, vera, come fa Finco, dice noi per motivi legati alla nostra territorialità rivendichiamo la vera Lega, quella che è nata, che dice che noi vogliamo l'autonomia e il federalismo, agli occhi di una Lega nazionale diventa scomoda. Perché oggi è una Lega che parla tutto il paese. E quando parli a tutto il paese anche con impostazione federalista. Infatti io, e lo dico spesso, noi oggi ci dobbiamo distinguere da quella che è Fratelli d'Italia. Cioè non ci possono essere due partiti di destra, noi abbiamo il dovere di dare... di destra? Uno è Fratelli d'Italia e l'altro... No, noi siamo un partito comunque di destra, sostanzialmente, però il problema è che agli occhi degli elettori, cioè oggi l'elettore fa fatica a distinguere
tra la Lega e Fratelli d'Italia, se non dal leader, ok? Perché oggi, ovviamente, su molte politiche c'è una certa condivisione. Però la differenza principale che noi dobbiamo continuare a portare avanti a livello nazionale è che loro sono un partito nazionalista, centralista e romano-centrico. La Lega invece da sempre deve avere un'impostazione federalista, perché forse il federalismo è l'unico sistema per questo paese. Anche Salvini rincorre la Meloni, però dai, non puoi dire che no. Scusate, in Veneto forse no, ma a livello nazionale c'è la gara tra chi è più nazionalista, tra Salvini e la Lega. E perché allora la Lega del Nord spesso si incazza con Salvini? Perché ha dimenticato l'autonomia, perché ha dimenticato il federalismo. Guarda che Fratelli d'Italia è sempre MS, Movimento Sociale. Ci cerchiamo di non confondiamo. Cerchiamo di ebrei e samaritani. Vediamo il titolo del Fatto Quotidiano: no di centrodestra, Italia dei Valori, no Italia Viva, scusate, i tamponi in parafarmacia, l'EU e 5 Stelle, gli italiani sappiano che le code per i test sono colpa di chi ha tutelato gli interessi di pochi. Poi torneremo dall'assessore Lazzarin, che ci dovrà lasciare per altri impegni, ma sentiamo Pietro Bean dopo questo servizio, Bean, sulla situazione difficile per mancanza di personale all'interno dei municipi e delle strutture pubbliche. Vediamo. Formaggio mi ha mandato un messaggio di salute. Il rischio è che i servizi vengano meno. Guardo da sindaco del comune di Castelfranco Veneto, già con un organico compresso, tirato all'osso, la percentuale di persone che vanno in quarantena anche nei comuni si riflette nelle percentuali fisiologiche che ci sono, e qualche dipendente oggi risulta essere in quarantena. Un possibile scenario allarmante è quello del blocco dei servizi amministrativi comunali in un momento in cui il virus continua a registrare record di positività, ma soprattutto in vista del picco di contagi annunciato per il 23 gennaio dal presidente Luca Zaia. Il rischio è quello di una paralisi del sistema pubblico causato dalla mancanza di personale operativo e dalle lente procedure normative per l'assunzione di nuovi dipendenti, ma le opportunità non mancano. Le opportunità in termini di capacità assunzionale degli enti locali oggi si aprono diversi concorsi e quindi assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, e vi è la pregiudiziale di avere il Green Pass, è noto questa cosa, quindi invito anche coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro nella pubblica amministrazione di farsi una ragione in più per vaccinarsi. E a Treviso sono 40 dipendenti comunali assenti, numeri che al momento non preoccupano l'amministrazione, un dato infatti che tradotto in percentuale rappresenta l'8% del comparto operativo complessivo. In questo momento molte delle persone, li ringrazio, dei dipendenti pubblici in quarantena, asintomatici, quindi che non hanno problemi, stanno continuando a dare il loro supporto anche da casa o in smart working o tramite il telefono. Noi stiamo monitorando la situazione ufficio per ufficio, perché è chiaro che una percentuale può essere molto più forte in un ufficio rispetto a un altro, e dei servizi sono servizi essenziali a differenza di altri che sono prorogabili. Situazione invece più delicata in altri comuni come quello di San Zenone. Il municipio la settimana scorsa infatti ha chiuso le porte ai cittadini per un'intera giornata, emergenza però rientrata. Dei 21 dipendenti comunali, 8 tornati in presenza, il rimanente invece in smart working. È un momento in cui tutti dobbiamo darci una mano, le parole del sindaco di San Zenone, Fabio Marin, in prima linea in questi giorni a coprire anche il lavoro dei dipendenti in quarantena. E a proposito di assenze nei servizi pubblici, rimane complessa la situazione di trasporti. Oggi MOM, pur garantendo il servizio scolastico, sospende 90 corse per mancanza di personale, mettendo però in campo tutte le risorse possibili. Oggi 90 corse sono state sospese per carenza di personale, chi in quarantena, chi in isolamento fiduciario, chi contagiato, chi no-vax, chiamiamoli così, o free-vax che dir si voglia. L'azienda MOM ha reperito tutte le risorse possibili e immaginabili, e da lunedì avrà 15 nuove assunzioni, e quindi è verosimile che da lunedì si torni a pieno regime e con le normative vigenti, nella speranza anche che si faccia chiarezza, perché un po' di confusione c'è sull'utilizzo, sul controllo del Super Green Pass. Servizio di Sharon Di Carlo, più di 1500 sms e WhatsApp, grazie per la partecipazione. Allora andiamo da Pietro Bean del Partito Democratico. Se vuole, Bean, ripartiamo dalla pandemia, però volevo farle vedere questo intervento di Letta
di martedì, in cui ha detto Berlusconi, che si è candidato come? Formaggio lo saluta. A Formaggio lo saluta? Formaggio saluta Bean, appena mandato un messaggio. Ah, Formaggio saluta Bean, dice Montanariello. No, no, non sapevamo di questa... di questa non siamo amici, assolutamente. Ah, vabbè, vabbè. No, no, pensavo fosse così un po' uno scherzo. Invece no, no, bene, bene. Tra l'altro Formaggio... No, non siamo amici, assolutamente. Formaggio, dopo l'ultima trasmissione di dopo l'ultima volta Focus, Formaggio apprezza molto Bean dopo uno scontro. E quindi mi dice, quando vedi c'è Bean, mi ha mandato un messaggio, salutami Bean. Ah, ecco, quindi non siete amici. Ecco, mi sembrava strano, ho capito male che c'ho il ritorno in cuffia. Bean, per allora, niente. Scusi, avremo qui Formaggio comunque prossimamente... vediamo, le dicevo, cosa ha detto Letta durante la puntata, l'ultima puntata di martedì, e cioè che Berlusconi, che si candiderà adesso in una prossima riunione nella sua villa di Roma con gli alleati del centrodestra a Presidente della Repubblica, cosa ha detto Letta a riguardo, cioè che Berlusconi sta telefonando un po' dappertutto, sia anche persino al PD, al gruppo misto, per raccogliere consensi e voti. Vediamo. Sulla prima io non sono assolutamente d'accordo sulla sua risposta, diciamo, alla questione, nel senso che la candidatura di Berlusconi è lì. Ed è lì ed è molto seria. Io ho notizie di parlamentari anche iscritti al nostro gruppo parlamentare che hanno ricevuto una telefonata di Berlusconi questi giorni. Non ha notizia della risposta che gli hanno dato? Ci hanno risposto? Hanno risposto al telefono. Sono persone educate. Esattamente, e siamo gentili noi, come è noto. Però ecco, quello che voglio dire è che non mi sembra che sia una vicenda che si sia chiusa. E soprattutto non è una vicenda chiusa. Ma il tema è cosa votano i parlamentari di centrodestra, non cosa rispondono i parlamentari. Ho capito, questo però lo sono d'accordo, ma questo lo vedremo quando si andrà al voto. Però quello che è certo è che non decolla questo negoziato finché c'è questa vicenda sul tavolo e soprattutto finché Salvini e Meloni rimangono fermi a 15 anni fa, perché tutta questa legislatura Salvini e Meloni hanno fatto come se Berlusconi non ci fosse. Improvvisamente finisce la legislatura e tornano sotto Berlusconi. Francamente la trovo una cosa incomprensibile. Senta, a proposito, i migliori mondi possibili, Berlusconi che lascia Salvini e Meloni andare alla deriva e il PD che si mette con Forza Italia e il 5 Stelle, quello sì che è una maggioranza Ursula, vero? Mi sembra molto improbabile, ma guardi, mi sembra molto improbabile anche per un motivo molto semplice. Stiamo vivendo una fase della vita del paese complicata. Tutta la vicenda dei vaccini, la vicenda della reazione, la vicenda di come gestire questa fase mi fa pensare e dire che sia molto più utile che la fine della legislatura sia gestita da una maggioranza larga, piuttosto che da una maggioranza che deve in Parlamento andare 5 voti su 5 voti. Allora, rimane la risposta di Stein. Allora, questo era Letta, avete visto, a di martedì. Bean, allora io direi adesso cambiamo il titolo, restiamo se vuole anche sulla pandemia nella prima parte, cambiamo il titolo, Berlusconi al Quirinale, punto interrogativo, dite la vostra, sentiamo un po', facciamo un sondaggio, sentiamo cosa dicono i nostri telespettatori. Allora, prego Bean. Ah, sul punto in realtà posso fare una battuta brevissima e poi andiamo a parlare di cose più importanti, cioè della pandemia e della situazione che vivono in questo momento i cittadini e le cittadine. Sì. Io penso che il nostro segretario Enrico Letta faccia molto bene a preoccuparsi, sia facendo dell'ironia e con un'analisi politica molto lucida, come abituato a fare, della candidatura di Berlusconi, banalmente perché per una semplice posizione di principio io credo che anche semplicemente pensare di proporre Silvio Berlusconi come candidato alla presidenza della Repubblica sia, visto quello che ha fatto al nostro paese in termini di perdita di credibilità, in termini di dissoluzione dei servizi di welfare, in termini anche e soprattutto di storpiatura della legislazione penale, penso sia un'offesa a tutti gli italiani e a tutte le italiane. E banalmente dico una cosa molto semplice.
Io, per quanto sono un garantista e credo che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, e credo che una persona che ha ricevuto una condanna penale abbia diritto assolutamente a rifarsi una vita, ricordo che Silvio Berlusconi è stato condannato per il caso Mondadori e io non credo che il capo dello Stato possa essere una persona con la fedina penale sporca. E questa è una posizione molto, molto di principio, ma penso che sia una posizione etica, morale, importante, che dovremmo tenere tutti e tutte, assolutamente, perché stiamo parlando di una carica talmente delicata, talmente importante, che non può essere neanche minimamente accostata a un personaggio così divisivo e dalla storia anche giudiziaria, dalla pedina penale, tutt'altro che limpida, mi dispiace. Detto questo, torniamo, se posso tornare sul... Sempre il caso Mondadori, forse dovrebbero condannare e mettere in galera qualcun altro. Lui una condanna penale comunque l'ha ricevuta, mi dispiace. Io come Berlusconi non lo voterei, ma fare il percorso giudiziario è una cosa che veramente porta acqua alla candidatura padrin, di però lei Berlusconi. Prima ha parlato molto, se mi è concesso continuare, perché questa era una semplice battuta sulla questione del Quirinale, vorrei tornare a parlare di pandemia. Io penso semplicemente che questa sia una posizione di principio, perché condanna lieve o grande, comunque una persona che è stata condannata, secondo me, non può fare il Presidente della Repubblica, punto. E penso sia una posizione molto semplice, molto di principio, e che andrebbe però onorata da ogni politico e ogni rappresentante nelle istituzioni. Detto questo, io torno al titolo precedente della trasmissione, che era per l'appunto boom di vaccinati. Silvio Berlusconi è iscritto alle liste elettorali, quindi a 50 anni può essere eletto e farsi eleggere. Non c'entra niente. Dare, sia chiaro, perché io qui non ne faccio una questione giuridica o di legittimità sui termini di eleggibilità o meno, io ne faccio una questione morale. Secondo me, per questione morale, Silvio Berlusconi non solo non può diventare Presidente della Repubblica, ma non può essere neanche accostato, o comunque offensivo accostare una carica del genere. Detto questo, corriamo al Covid, perché immagino ci sarà un modo per discutere della cosa. Io ho detto la mia, e sono all'estremismo va bene, sei di un partito, è giusto, però dire che non si può accostare, secondo me è una cosa di cui ha assolutamente senso parlarne ora, adesso più che mai, soprattutto perché, visto che comunque si continua, purtroppo, o meglio si dà spazio, si prendono lo spazio ancora uscite politiche novax, come abbiamo visto prima, che non fanno bene alla nostra società, non fanno bene ai cittadini, non fanno bene a questa situazione comunque difficile che stiamo vivendo, penso sia importante ricordare che con una politica del governo che avvicina progressivamente sempre di più la situazione, la regolamentazione della questione pandemica all'obbligo vaccinale, e quindi con un obbligo vaccinale introdotto solo per gli over 50, noi abbiamo avuto un boom di vaccinazioni incredibili, e questo sia assolutamente un tema su cui dobbiamo riflettere, e ci deve anche far pensare e far ripetere ancora, perché è ripetita Juvent, che siamo in questa situazione sì difficile, ma che stiamo in una maniera o nell'altra gestendo e stiamo reggendo in questo momento comunque difficile, proprio e sempre grazie al vaccino. Quindi una cosa che dovremmo dire tutti fino allo sfinimento, anche per contrastare certe forme di propaganda politica novax, è quella che il vaccino non solo serve, il vaccino non solo salva le vite, ma il vaccino frena anche dai contagi ed è l'arma principale con cui noi stiamo sopravvivendo in questo periodo e con cui stiamo assolutamente imparando a convivere con il virus. Quindi ben vengano gli hub aperti anche di notte, come ha detto recentemente il Presidente del Consiglio Draghi. Io penso che vadano coinvolti anche maggiormente i medici di base nell'erogazione delle vaccinazioni. Credo si debba arrivare addirittura alle vaccinazioni nelle scuole per quei ragazzi e quelle ragazze, anche minorenni, in cui i genitori acconsentono alla vaccinazione finché non è un obbligo. E credo che strumenti come l'equiparazione dello stato di malattia
alla quarantena preventiva vadano rispolverati o comunque riutilizzati, perché alla fin fine impediscono a persone positive di andare sul luogo del lavoro. Quindi sono assolutamente d'accordo con la proposta che fanno i sindacati, anche nel caso si arrivi a una quarantena breve. E tutto questo è molto importante da dire, perché stiamo assistendo purtroppo a una costante e continua contronarrazione da parte non solo dei Novax, ma da parte anche di politici come quelli che sono stati fatti vedere prima nel servizio che trasmetteva del sindaco Novax, che continuano a costruire una contronarrazione assolutamente inesatta dal punto di vista scientifico, per cui il vaccino alla fin fine non serve e bisognerebbe insistere assolutamente solo sulle cure domiciliari. Questo è assolutamente sbagliato, perché in primis le cure domiciliari curano persone che sono già malate e il vaccino previene, quindi è meglio. In secondo luogo, il vaccino costa nettamente di meno. In terzo luogo, ci stanno dicendo non solo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ma anche il CTS che cure domiciliari che sono state sperimentate e utilizzate fino ad ora, come gli anticorpi monoclonali sulla nuova variante Omicron, che è vero che è meno potente, meno virulenta della Delta, ma comunque queste cure domiciliari, ad esempio sulla nuova variante, funzionano molto di meno. E quindi noi dobbiamo insistere tantissimo sulla propaganda positiva sul vaccino, è una cosa assolutamente fondamentale. Secondo luogo, per gestire questa situazione comunque drammatica, oltre a porre sempre l'accento su il vaccino, sulle vaccinazioni, sull'aumentare le vaccinazioni e quindi continuare come stiamo facendo, bisogna assolutamente costruire una strategia più efficace di gestione territoriale dei contagi. Io lo dico, ben vengano i numeri dei tamponi così elevati, va benissimo assessora, sono d'accordo, sono numeri ottimali, però il tracciamento lo sappiamo benissimo tutti che in questo periodo è abbastanza saltato e bisogna consolidarlo. Ne dico una cosa, scuole sentinella sono un buono strumento per monitorare sicuramente i contagi nelle scuole, però non sono abbastanza, e visto che la priorità, una delle priorità di questo momento è tenere le scuole aperte ed evitare un ritorno generalizzato alla DAD, che andrebbe a penalizzare ulteriormente tutti i nostri ragazzi, le nostre ragazze, gli studenti e le studentesse, forse sarebbe il caso non solo di introdurre le vaccinazioni a scuola, ma anche di fare una pianificazione di tamponi anche rapidi a tappeto in tutte le scuole, o comunque insistere molto di più e portare ad esempio anche le mascherine FPP2 gratuitamente per ogni studente. Se non sbaglio, il governo ha investito 350 milioni per questa cosa. Prendesse la sua fetta e garantisse una cosa allora, di questo. Scusate, poi torniamo su un intervento importante, direttore, che consolida l'unità del centrodestra, fa presente quali sono i rischi se comandassero persone così. Allora poi ci torniamo, la pungente ironia di Padrin è una delle colonne del programma. Allora, direttore, mi scusi. Sì. Rapidissimamente, un'ultima cosa, ci vuole una gestione territoriale più equa, perché prima si è parlato di Schiavonia che è rimasto aperto il reparto oncologico, va bene, meno male mi viene da dire, però in questo momento con la gestione della pandemia che stiamo facendo, bisogna essere tutti più buoni. Schiavonia sono stati privati del pronto soccorso, abbiamo 180.000 persone della bassa padovana totalmente prive di pronto soccorso e 44 comuni. Infine ho sentito prima parlare di Padrin di una cosa secondo me assolutamente inaccettabile, che secondo lui bisognerebbe uscire da questa situazione finanziando o andando a sostenere la sanità privata. Io rispondo, allora, direttore, non ha capito nulla. Noi ci siamo salvati durante il lockdown, gli interventi oncologici, se il pubblico non è in grado di sostenerli vanno comprati da chi può farli. Se lei avesse un tumore le posso assicurare, io le auguro che non succeda mai, ma anche un giorno di attesa, vivente un giorno di tortura. Sanità privata a cui accedono pochi e che non funziona contro la pandemia, o sia per la sanità pubblica a cui accedono tutti, allora, e che ci difende tutti. Ci deve lasciare assessore. Faccio vedere prima una testimonianza sulle code per i tamponi, di cui si sta parlando molto. Sentiamo, qui siamo a San Bassiano, a Bassano del Grappa, vediamo.
La pioggia di segnalazioni sulla disorganizzazione dell'ULS 7 e sui disagi dei cittadini non cessa, anzi, aumenta di intensità giorno dopo giorno. Un mare di lamentele nel quale rischiano di affogare pazienti e personale sanitario, come ci racconta chi ha vissuto in prima persona questi problemi. Sono stato in fila 4 ore e mezzo, al freddo, in assembramento totale, con positivi, che avevano la febbre, avevano la bronchite, quindi la malorganizzazione dall'alto, perché non c'entrano gli operatori che stanno operando lì. Ci sono 2 macchine solo che funzionano, ieri si è rotta una, quindi c'era una macchina, e c'erano circa 400 persone in attesa. Questo è una cosa veramente, con bambini di 2-3 mesi, bambini di 4-5 anni, anziani, invalidi. Non c'era nessuna precauzione, niente. E quello che dispiace è gli operatori che soffrono le pene dell'inferno. L'infermiera aveva le mani con il sangue dal freddo che c'era. Tutti si lamentavano, però purtroppo, come succede in Italia, tutti parlano ma nessuno denuncia. Quindi sarebbe meglio parlare meno e denunciare di più. Ho chiamato personalmente il 112, segnalando gli assembramenti, segnalando la disorganizzazione e soprattutto segnalando, segnalando il fatto che qui siamo 4 ore e mezzo e siamo trattati come dei cani. Alla domanda su quanto profonda sia la disorganizzazione al San Bassiano, la risposta è chiara, così come l'invito che la signora lancia a tutti i cittadini. È molto profonda, è molto preoccupante e devo dire, denunciate, non parlate in coda, ma denunciate tutte le cose dell'ospedale. Allora, io è giusto dare tutte le critiche ai cittadini, però chiedo alle persone che vengono intervistate, chiedo anche ai miei colleghi, che mostrino il loro volto, cioè denunciate, ed è giusto denunciare se le circostanze lo consentono, ma perlomeno fatevi vedere, perché non c'è niente di male, non c'è niente da che temere, insomma, no? Di che temere. Assessore, scusi, a parte questa parentesi, sui tamponi c'è insomma la rabbia di tanti cittadini, e in particolare io vorrei capire da chi sono composte le code. Proprio diciamo, se è possibile dirlo in percentuale, chi sono quelli che sono in coda per i tamponi, cioè quelli che si devono controllare, sono asintomatici che pensano di essere positivi, quelli che devono andare a lavorare, cioè c'è troppa gente che va a farsi i tamponi, mi pare di capire anche, no? Ma allora, che ci siano dei disagi l'abbiamo sempre ammesso e l'abbiamo visto. Bassano è stato più volte ripreso il punto tamponi, Noale ha avuto dei problemi, l'ex Danuzzi a Treviso, il presidio di Venezia all'interno dell'ospedale cittadino, insomma un po' ovunque si sono create lunghe code, problemi di questo tipo. Questo perché sono aumentati in maniera molto molto importante il numero di tamponi, sono quindi le persone che accedono e la necessità quindi sicuramente di spazi importanti. Chi accede ai tamponi? Noi appena abbiamo visto che aumentava il numero dei tamponi in maniera così importante, abbiamo subito, e se vi ricordate siamo stati anche tacciati, c'erano i titoloni, Zaia vieta i tamponi ai Novax, che sarebbero stati quelli che dovevano farli a pagamento, no? Quindi per i 15 euro o i 8 euro se sono dei minori. Perché quando abbiamo visto, quindi inizio dicembre mi sembra più o meno, che ci sarebbero stati questi problemi, abbiamo detto i tamponi a pagamento, quindi quelle persone che hanno bisogno del Green Pass base, che è quello appunto che uno può avere con il tampone ogni 48 ore, vanno a farlo in farmacia, perché noi dobbiamo prima rispondere a quello che è il piano di sanità pubblica. Il piano di sanità pubblica cosa prevede? Prevede che nei centri tamponi ci siano le persone che hanno la prescrizione del medico, perché hanno dei sintomi, quindi hanno raffreddore, la tosse, il medico dice andate a fare un tampone,
perché i medici non fanno i tamponi, purtroppo. Su questo, insomma, stiamo provando nuovamente con un nuovo protocollo che c'è già a rinnovare, perché se i medici di base riuscissero a fare un po' di tamponi, sicuramente avremmo meno pressione all'interno dei centri tampone, dei 75 centri tamponi della Regione Veneto. Ci sono le persone quindi asintomatiche che quindi hanno una prescrizione e quindi vogliono verificare se c'è una positività. Ci sono le persone che devono fare il fine isolamento, cioè le persone che erano positive e che devono chiudere l'isolamento, e ci sono anche le persone in quarantena, che sono quelle che sono state i contatti, ma anche che in questo caso devono finire la quarantena per poter tornare alla normalità. Dopo è chiaro, ma queste sono poi altre diciamo categorie. Ci sono i sanitari, che noi tamponiamo ogni 4 giorni, tutto il sistema sanitario, sia all'interno degli ospedali sia all'esterno, case di riposo eccetera, quindi, ma quelli hanno corsie diverse. Ci sono le persone dei ricoveri, quelli che vengono ricoverati ogni giorno, e quindi noi tamponiamo all'interno degli ospedali, poi non so l'organizzazione di ogni singolo ospedale come ci sia, sono quelli che noi tamponiamo ogni giorno prima che vengono ricoverati. Oggi cosa c'è? Che con la possibilità di fare il fine quarantena in farmacia, che c'è stata solo con l'ultimo decreto, speriamo insomma di alleggerire un po' le file. Vorremmo portare in farmacia anche il fine isolamento, però oggi il concetto è questo, il concetto del legislatore nazionale, che la persona in farmacia ci dovrebbero andare i non positivi o comunque le persone prive di sintomi. Il fine isolamento è comunque una persona che ha avuto il Covid, quindi potrebbe essere ancora positiva. Quindi stiamo interloquendo con il governo centrale per far sì che anche il fine isolamento possa venire fatto in farmacia, e contestualmente stiamo riaprendo una trattativa o una, diciamo, discussione con i medici di base, perché se anche loro facessero dei tamponi ai propri assistiti sintomatici, chiaramente le pressioni che noi abbiamo all'interno dei nostri punti tampone, con quelle file che abbiamo visto, con delle scene che io ammetto sono delle scene sicuramente che non appartengono a un sistema organizzato, al freddo, persone anziane che non possono sedersi, file interminabili come quelle che abbiamo visto un po' ovunque. Però è chiaro che quando i numeri sono numeri così importanti, è difficile poter sostenere quella pressione, come è impossibile, pressoché impossibile, continuare a fare il contact tracing. Questo l'abbiamo detto, l'hanno detto tutte le regioni. A un certo punto è impossibile pensare di fare una molle telefonata giornaliero per contattare tutte le persone, per diciamo così fare tutta l'indagine epidemiologica per capire quante persone hanno a casa, che sintomi hanno, che non sintomi hanno eccetera, perché quando i numeri sono numeri di questa portata, vi assicuro insomma che è veramente impossibile. Non è una questione solo di, certo, o comunque di disorganizzazione, è una questione proprio che di fronte a numeri così salta il sistema. Assolutamente. Intanto da oggi scatta l'obbligo di prenotazione per effettuare i test, e vedremo un servizio adesso a proposito. Assessore, la ringrazio molto per essere stata con noi più del previsto, quindi grazie per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi e buona serata, buona continuazione. Grazie assessore, grazie molto. Allora vediamo a Padova nei punti tamponi del ULS 6 Euganea come stanno andando le cose. Quanto ha aspettato per fare il tampone? Io 5 minuti, non di più. Ha prenotato? Ha avuto difficoltà a prenotare? No, avevo prenotato. Ho impiegato 20 minuti, 25, non di più. Lei aveva la prenotazione a che ora? Alle 10.58. L'ho fatto quasi in orario giusto. Sì, sì, sì. Quindi tempo di aspettare il risultato. Attesa del risultato e basta. Code quasi inesistenti, aria priva di tensione allo stadio Euganeo di Padova, uno dei punti tampone più importanti della provincia, dove nei giorni scorsi era arrivata anche la polizia. Effetto prenotazione sul sito internet, obbligatoria per il test, solo su presentazione della ricetta medica. A confermare l'atmosfera cambiata, Gregorio, giovane medico USCA. La fila si è molto ridotta, sia in attesa dell'accettazione, sia poi in attesa del referto, e quindi le tempistiche sono molto migliorate sia per l'utenza sia per noi operatori, ovviamente. E noi la mattina funzioniamo su prenotazione da parte del singolo cittadino, quindi dal sito dell'ULS. Il pomeriggio invece le prenotazioni sono quelle del servizio di igiene, quindi comunità,
di disabili oppure comunità di vario genere e le scuole ovviamente. Ascolti, sono stati giorni difficilissimi questi passati per voi? Molto difficili anche per l'utenza, perché noi siamo gli operatori, ma sicuramente una persona che veniva qui e doveva fare tutta la coda ha il massimo della nostra solidarietà. Purtroppo il carico di lavoro è enorme. Chi fa fatica ad accettare la situazione sono i bambini, nonostante saltino anche la poca coda. A confermarlo è Mattias, 4 anni, che il suo tempo vorrebbe passarlo a giocare. Io mi chiamo Mattias. Ascolta, e hai aspettato tanto per fare il tampone con la tua mamma? Sì. È un po' una noia fare il tampone. È vero. Ascolta, ma ti hanno fatto male o sono stati bravi? Mi hanno fatto male. Un'ultima cosa, Mattias. Ti è antipatico questo coronavirus? Sì. Speriamo che se ne vada presto. È vero. Al servizio di Chiara Gagliani, una notizia arrivata da poco, è mancata la giornalista Luciana Boccardi, io la conoscevo bene, era una firma del Gazzettino, decana delle giornaliste della moda italiana, quindi condoglianze alla famiglia. Allora, tornando a bomba sul Quirinale, volevo sapere da Nicola Finco, e poi sentiamo anche Montanarello, Berlusconi presidente, no? Abbiamo detto Berlusconi al Quirinale, dite la vostra, potete intervenire, dite come la pensate. Ho visto Finco che Salvini ha proposto una soluzione B, no? Il che significa che la Lega non sarebbe così disposta a dare il semaforo verde al Cavaliere. Ma allora, mancano ancora 11 giorni, no? Ecco. Sì, quindi penso che oggi succede. Oggi gli unici due nomi sul piatto sono quello di Berlusconi e penso quello di Mario Draghi, visto che insomma non ha smentito la sua candidatura, quindi vuol dire che forse un certo interesse ce l'ha a diventare Presidente della Repubblica. Però sostanzialmente, almeno da quello che stiamo vedendo, insomma, Berlusconi sì è un nome che gira da diversi mesi, però dal quarto scrutinio, vedendo anche le reazioni dei gruppi di centrodestra, non so quante possibilità possa avere. E il nome di Mario Draghi ad oggi forse è quello più quotato, però insomma stamattina ne sentivo un po' di tutti i colori, insomma ho letto di possibili governi a guida Franceschini con dentro un po' tutti, però io sinceramente la vedo dura che la Lega possa accettare un governo con un premier magari schieratamente del PD, la vedo veramente dura. Berlusconi oggi ha detto se Draghi diventa Presidente della Repubblica noi ci sfiliamo, esatto, dal governo. Elezione, no? Quindi è ovvio che, allora, una cosa è certa, che in questo momento nessuno vuole tornare al voto. Quindi si cercherà una soluzione comunque al di là di Draghi o no Draghi per arrivare alla scadenza naturale nel 2023. E se nel caso fosse Draghi Presidente della Repubblica, ovviamente cercheranno di creare comunque un altro governo, come dicevo prima, eletta da martedì, un governo comunque di unità nazionale che transiterà la legislatura fino alla fine di questo percorso. Sarà con comunque tutta la cozzaglia di tutti i partiti messi assieme con un tecnico davanti, però sicuramente non potrà essere un governo con a capo un politico, perché altrimenti difficilmente si terrà assieme insomma tutta questa compagine. Comunque penso che nelle prossime settimane insomma ne vedremo, a meno che dopo non sia Berlusconi che, facendo un passo indietro, non sia lui a proporre un nome per il centrodestra, perché io ritengo fondamentale comunque l'unità del centrodestra, perché oggi comunque tutto assieme ha intorno a 450 voti. Letta, per quello che insomma può contare, conta cosa? Un 12-13% all'interno del Parlamento, non so quanto possa contare. Abbiamo Conte con i suoi, ma i grillini non li riesce a controllare al proprio interno, perché questi si vendono al migliore offerente. Quindi penso che veramente il centrodestra possa fare una partita insomma importante e fondamentale. Certo. Sentivo oggi diversi soloni di sinistra, no? Che non può essere Berlusconi perché ci vuole un candidato presidente che sia super partes. Insomma, se guardiamo alcuni presidenti che abbiamo avuto negli ultimi anni, penso uno tra tutti, Napolitano, insomma, non mi ha mai dato l'impressione di essere stato un presidente super partes, anzi era un presidente molto ma molto schierato. Quindi mi auguro veramente che si possa trovare all'interno del centrodestra un nome condiviso che una volta ogni tanto insomma possa anche segnare in maniera diversa la storia di questo paese. Allora, prima Bean era decisamente contrario al nome di Berlusconi, lei Montanarello rispetto a questa
Allora, direttore, fa questa domanda perché sa che mi mette in difficoltà. Sì. Al netto che Berlusconi non è sicuramente la proposta del centro-sinistra, del PD, del mio partito, però io credo che con i problemi che ci siano oggi in Italia, Berlusconi al Quirinale non sia il problema principale che dovremmo porci. Io credo che Berlusconi sì, Berlusconi no al Quirinale deve essere un dibattito politico, non un dibattito improntato sulla persona, su chi è, cosa ha fatto. Berlusconi è una persona che, piaccia o no, partecipa alla vita politica del paese. Quindi io credo che, con tutti i mali che ci sono in questo periodo, Berlusconi al Quirinale sarebbe l'ultimo problema. Quindi probabilmente non sarò popolare nella sinistra, ma credo che probabilmente per combattere Berlusconi, che sicuramente non è una persona che può politicamente essere vicina a noi, ma come io non posso essere vicino a loro, credo che a volte si è anche esagerato su alcuni toni. Io giudico la persona dal suo operato politico, non dal resto. E quindi, insomma, estremizzare pur di combattere il nemico non credo sia la giusta scelta politica. Quindi per me, al netto che non è la scelta del mio partito, e quindi lo dico a cuor leggero, Berlusconi al Quirinale è l'ultimo problema che oggi avrebbe l'Italia, mi creda. Ce ne sono così tanti che... No, ma se l'ipotesi Berlusconi dovesse andare avanti nelle prossime settimane, vedrete che torneranno fuori il popolo Viola, il popolo Arcobaeno, i Santoro, il Travaglio. Cioè, sicuramente si scatenerà un inferno che vedrete sarà una cosa scandalosa, perché solamente in questo paese succede una certa cosa. Io del PD ragionerei politicamente 100.000 volte con Forza Italia e non con Fratelli d'Italia. Cioè, io se proprio devo ragionare... Ma il centrodestra deve rimanere unito in questo momento. Devo ragionare, non può dividersi sulla partita così importante. Ragiono più con una destra europeista che non con una destra sovranista. Allora, cioè, se io devo discutere con uno, preferisco discutere con uno che ha delle ovviamente idee diverse, perché è di centrodestra, ma discuto con una persona che non mi fa ragionamenti populisti, no euro, no Europa. Ragiono piuttosto con una destra europeista, che per quanto può essere liberista su temi che non condivido. Ma qua devi ragionare con i numeri, destra. Montanariello, cioè, per eleggere il Presidente della Repubblica ti servono i numeri, punto. Cioè, è inutile che fai strategie a livello europeo. Parlo a carattere generale. E dico che con i problemi che oggi l'Italia, Berlusconi al Quirinale credo sia l'ultimo dei problemi che oggi l'Italia ha. Per quanto mi riguarda, se devo ragionare con una destra, ragiono più con quella di Berlusconi e non con quella della Meloni. Non fa un grande sforzo, eh. Comunque, è anche vero, però. Ho visto. Darei che poi, scusate, dobbiamo andare in pubblicità, mi sono dimenticato. Nel tourbillon dei nomi. Poi torniamo da Bottero. Nel tourbillon dei nomi che per il Colle. Io sono più preoccupato quando sento il nome di Amato, perché mi ricordo quando il dottor Sottile, quando è arrivato nei conti correnti degli italiani e ha prelevato la sua quota. Poi, veramente, dicendo che tanto i conti correnti non erano i conti del lavoro. Peccato che io in quel periodo facessi avevo la stazione di servizio e lavoravo solo col conto corrente. Per fortuna il giorno prima avevo fatto il pieno, altrimenti avrei perso una milionata, si parlava di lire. Ma quando arrivano questi nomi, allora credo che la linearità, e mi pare di capire che su Mario Draghi, al di là di tutte quelle che possono essere le contraddizioni, i sei mai pro e contro, sia l'unica persona che forse riesce a mettere insieme tutta diciamo l'organigramma del Parlamento italiano. È chiaro che c'è un altro problema, la riduzione dei parlamentari, e soprattutto bisogna arrivare a ottobre i famosi 4 anni e 6 mesi, che garantisce un qualcosa anche per il dopo. Ma diciamo la tradizione, se andasse Draghi al governo, ci deve essere un uomo che non è, come diceva giustamente Nicola Finco, non deve essere un rappresentante di questo o quel schieramento. Lo può fare benissimo il ministro Franco, che è un uomo dell'apparato Bellunese, e quindi può fare da transizione fino a fine mandato. Questa è la soluzione logica. Poi è chiaro, Berlusconi, a me non dispiace,
se parliamo di imprenditori, se parliamo, poi vogliamo dire questo, tutte le storie che però insomma credo che questo abbia dimostrato nel campo di saper fare il suo mestiere. Allora scusate, dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo da Leopoldo Bottero, da Pietro Bean e da Leonardo Padrin tra pochissimo. State con noi, grazie, più di 1500 messaggi, grazie molto. Di nuovo in diretta con Focus, grazie molte per i tantissimi sms. Berlusconi al Quirinale, abbiamo titolato nella seconda parte, dite la vostra, tantissimi commenti pro e contro. Nella prima parte tutto su quanto sta avvenendo sulla pandemia, tutti i trucchi dei Novax, titola La Repubblica, per ottenere il Super Green Pass, l'ultimo è la truffa del tampone. Poi ci sono quelli che si fanno prestare il telefonino col QR code dal fratello che è negativo o da qualche amico e vanno al ristorante o al bar e nessuno chiede in genere i documenti, fa una verifica incrociata. Vabbè, ne vedremo delle belle anche su questo versante. Allora, tornando su Berlusconi, volevo sentire anche Leopoldo Bottero e Leonardo Padrin. E poi torniamo anche di nuovo da Pietro Bean. Io, se dice Berlusconi, non lo so, però anch'io ho 50 anni e sono iscritto alle liste elettorali, cioè tutti possono aspirare, no? Comunque, io quando ho sentito quel signore parlare prima di quelli che sono inquisiti, mi veniva in mente che forse si stava sbagliando con, come si chiama quello lì di Firenze, Renzi, no? Renzi. E quello lì era quello che aveva quelle banche, non so cosa che era successo. Ma mi è venuto in mente una cosa, che dopo... Forse deve essere ricorda, a un certo punto venne fuori uno scandalo perché il presidente della Repubblica Saragat aveva un fascicolo grande così nella Procura della Repubblica, vanno in cerca, lo trovano grande così anche per tale Pertini Sandro, perché erano dei pregiudicati che durante il periodo fascista erano stati, come si dice, inquisiti e non avevano buttato via le carte. E me lo ricordo bene perché a quell'epoca il mio papà voleva fare la guardia giurata e doveva fare il porto d'armi e non gliele facevano perché anche lui, avendo fatto il partigiano ed avendo scappato aveva un fascicolo grande così, e venne fuori un casino, e grazie al fatto che il presidente della Repubblica era Saragat, mio papà gli fecero la licenza, così poteva fare la guardia giurata. Ora, in Italia la magistratura non brilla per delle grandi soluzioni, no? E alcune cose, tipo quella per esempio di Mondadori, sarebbe da rivedere, come hanno rivisto altre, come si dice, sentenze, perché ricordiamoci che Berlusconi è l'unico politico italiano che è stato scagionato dal Tribunale Europeo, poi, no? Hanno condannato l'Italia, perché... mi ricordo all'epoca che hanno cominciato ad andargli dietro, hanno fatto 400 visite della Guardia di Finanza a Mediaset, mentre Parmalat zero. Allora c'è qualcosa che non va, no? E prima o poi verrà fuori. Ma il motivo per fare il Presidente della Repubblica non è quello di non avere nessuna condanna, è quello di saperlo fare bene e di prendere i voti, come diceva prima il presidente Finco, cioè alla fine farà il presidente quello che prende i voti. Di solito prima del conclave chi entra papa in conclave esce cardinale, no? Cioè stanno facendo, cioè, questi nomi forse per dei progetti politici, e vedremo quello che succede. Adesso è un po' presto. Mi preme di più rammentare, cioè, che molte cose sarebbero state risolte, no, anche nel Covid più rapidamente, se tutta una serie di decisioni si potessero prendere a livello locale e a livello nazionale o europeo si facesse il proprio dovere di dare delle direttive generali e generiche. Oggi entrare e uscire dai confini dei vari paesi europei è asimmetrico. Io l'ho appena fatto, sono andato in Spagna dove i tamponi costano 25 euro, no? Sì. E non era obbligatorio fare il tampone per andare in Spagna, per tornare in Italia era obbligatorio, no? Ora questa cosa qui complica la vita anche al turismo e all'economia. Dobbiamo capire una cosa, io non sono contro i vaccini, io sono trivaccinato,
rispetto a quelli che per motivi religiosi, psicopatici o altro non si vogliono fare i vaccini. Scusate, ma ci sono quelli che per religione non si fanno le trasfusioni, no, per esempio, e rispettiamo tutti e cerchiamo di essere ragionevoli. Abbiamo un problema grosso, che è quello che poi pagheremo nei prossimi 30 anni. Stiamo facendo un debito della Madonna e, come dissi prima che succedesse, quando si fabbricano soldi si fabbrica inflazione, e quindi adesso c'è stato un motivo contingente per cui l'inflazione è andata su, anche per via del gas, mica il gas, che sono guerre che stanno facendo con i russi, eccetera. L'altra questione è che, avendo fabbricato tanto debito, si deve pagare in qualche maniera, e lo pagheremo noi e i nostri. Allora, la gestione di questo debito, sono d'accordo con Draghi, che è un tecnico bravissimo, se è per i consumi, se è per la normale amministrazione, sono soldi buttati via. Bisogna investire, e investire alla grande. Investire vuol dire due cose: infrastrutture e formazione. Formazione culturale e professionale, e rivedere la programmazione delle università e delle scuole. Oggi stiamo, come si dice, premiando la dispersione, cioè uno fa quello che vuole, giustamente, ma non c'è nessuna indicazione sulle cose che servono. Secondo, guardate che, così come sta andando, cioè i nostri giovani vanno via da tutti i comuni d'Italia e vengono sostituiti da persone non qualificate, che sono gli immigrati irregolari, vuol dire non avere senso dello Stato, della legge, e non vedere più là del proprio naso, perché non sta funzionando bene l'inserimento degli stranieri, anche perché non esistono al mondo cose che si fanno da sé. Io, quando devo pitturare il cancello, ho provato a dire pitturati cancello, non funziona, bisogna dare acqua penesa. Allora, anche quando si fa il discorso degli stranieri, bisogna farlo fino in fondo. Ti serve che entrino, che non ho capito a chi serve, perché chi dice che gli serve è chi vuole pagare poco i dipendenti, no? Perché dice gli italiani non fanno questo lavoro qua, no? Mi viene in mente le concerie o altri. Se li paghi lo fanno. Se li paghi lo fanno, cioè se tu vuoi pagare chi raccoglie i pomodori 3 euro, bisogna mandare il negro, perché l'italiano non ci va a 3 euro, o cerca un'altra cosa, no? I ragazzi vanno fuori, e vanno fuori, guardate, non solo per le paghe, ma anche per l'ambiente. Cioè i ricercatori non vanno fuori per le paghe, vanno fuori perché qui non gli danno, certo, gli strumenti. Sì. Cioè, allora, chi sta in centro deve capire queste robe qua. Io farei un pullman e porterei gli assessori, i sindaci a vedere i piani regolatori in Germania e in Francia cosa fanno, per darsi un'idea di cosa è un territorio ben gestito, e i ministri a vedere cosa fanno gli altri ministri. Cioè, noi facciamo il reddito di cittadinanza, no? E lo gestiamo a livello centralizzato, poi ci preoccupiamo che vengano fuori tante truffe. È ovvio, perché non c'è il controllo sul territorio. Io, se il reddito lo devono distribuire il sindaco del mio paese, vi assicuro che ne sbaglia pochi. Altra cosa, ho sentito oggi alla radio, i soldi vanno distribuiti ai comuni sopra i 15.000 abitanti. Io chiedo che i comuni sotto i 15.000 abitanti non paghino le tasse, perché se i benefici vanno a certi, se li paghino, se io devo essere fuori non pago. Cioè c'è qualcosa che non va nella testa di qualcuno, attenzione, è matematica. Poi c'è l'obbligo di fare l'unificazione dei comuni, io sono d'accordo di fare mettere insieme, eccetera, ma dov'è la logica? Hanno tolto le province e c'è la città metropolitana. Io dovrei, come si dice, farmi governare da uno che non ho votato, perché è il sindaco della città più importante. Si deve votare il presidente della provincia. C'è una serie di cose che sono state fatte in questi ultimi anni che sono una peggio dell'altra. Guardate, i comuni non hanno potuto assumere le persone fino all'altro giorno, adesso in 15 giorni non si risolve. Però certi comuni del sud sono ipertrofici. Perché non c'è come nell'industria, scusatemi, se c'è troppa gente si sposta, si manda da un'altra parte, no? Cioè, come fa il comune, quel famoso comune della Sicilia, avere 60 vigili urbani su 1000 abitanti? Valtero, scusi, sì. Non riesco a dare neanche un servizio dallo su smart working, perché volevo sentire. Ora è sempre autonomia, però ricordatevi. E diciamo poi Pietro Bean, come sempre autonomia, dice Leopoldo Votero, giustamente, anche se sono passati 1543 giorni, non è finita qui, diciamo. Padrino. Vai, velocemente, io su Berlusconi avevo qualche perplessità anagrafica. Però sentendo il discorso di Bean,
Insomma, la ringa giustizialista, insomma, vuol dire, non si può non votare Berlusconi, vuol dire, perché proprio per quello che rappresenta e per quello che ha detto Bean, perché con la sua mentalità vuol dire che fra poco ai Novax metteremo una fascia gialla al braccio, mentre coloro che hanno ricevuto una condanna metteremo una fascia rossa. Poi magari a un'altra categoria metteremo un'altra fascia, per cui uno non sarà più titolare di diritti, ma dipende dall'opinione prevalente chi è dentro e chi è fuori dalla nostra società. Io pensavo che con la fine dell'Unione Sovietica e con la fine del nazismo queste cose qua fossero finite, invece permangono nella mentalità di alcuni. Una persona condannata non diventi capo dello Stato è giustizialismo adesso. Sì. Incredibile. O il diritto ce l'ha o non ce l'ha. Allora tutte le persone sono uguali di fronte alla legge. O uno è eleggibile oppure non lo è. Tutto il resto sono solo opinioni. Io faccio una questione di morale. È molto semplice. Ma noi siamo uno Stato di diritto, non lo di principio. Lo Stato di diritto e io posso si dire, esprime io posso attraverso la legge. È inaccettabile. La morale è una convenzione. Sia considerato come capo dello Stato, posso dirlo, può farsi la sua vita, ha tutti i diritti, ma io non credo che una persona che ha ricevuto una condanna, e ribadisco, forse prima ho sbagliato, non è per il processo Mondadori, ma è per il processo Mediaset, le cose vanno dette giuste e quindi rettifico. Però io non accetto che una persona che ha subito una condanna possa diventare capo dello Stato. Torniamo sempre lì. Come vogliamo mantenere allora, siamo uno Stato di diritto o di principio? Paghiamo invece persone che hanno una storia giudiziaria controversa e una condanna le rendiamo pure o le stiamo come possibili presidenti della Repubblica. E allora io ho preso la multa per eccesso di velocità, mi devo dimettere da parlamentare. Mi dà un pugno a uno, me devo dire. Non lo so io. Sì, beh, diciamo che molti sostengono che al di là di tutto, le vicende giudiziarie, eccetera, una personalità come quella di Berlusconi sarebbe divisiva, no? Cioè che l'Italia non sarebbe un presidente. Oltre a quello, direttore, dice giustissimo. Ha una serie di caratteristiche dove tutti gli italiani si possono riconoscere, chi per una parte, chi per un'altra, insomma. Ci sono degli elementi in comune, no? Il calcio, il giornalismo. Vediamo, sì, buttiamola in ridere. Va bene. Siete tristi voi di sinistra, tristi. Ma tristi cosa? Abbiamo parlato di un'intera generazione che scappa anche se laureata e voi ridete del fatto che una persona che ha subito una condanna possa diventare presidente della Repubblica e poi vi lamentate che quelli della mia età se ne vanno. Ma voi vi rendete conto dello scostamento che avete come proprio percezione morale delle istituzioni rispetto ai giovani che scappano? Sentiamo Montanariello, perché non ti dici che anche 30.000 dipendenti dico una cosa perché al netto delle battute anche in studio pare quasi che ci sia la linea di pensiero, allora al netto che oggettivamente Berlusconi non può essere il candidato del PD perché non è una persona del centro-sinistra. E credo che anche la persona più perfetta e limpida del PD non possa essere il candidato di Forza Italia. Ma detto questo, io credo che più noi, e questo vale per la destra nei confronti della sinistra e della sinistra nei confronti della destra, più noi ci accaniremo nel combattere il nostro nemico politico, il nostro avversario, perché già nemico è una parola, il nostro avversario politico, su temi avulsi alla sua opera da politico, e più noi faremo tre cose: allontaneremo la gente dalla politica, perché la gente gli interessa, alla gente non gli interessa chi sei, cosa fai o come ti pettini, gli interessa domani nella mia vita quotidiana cosa è cambiato, pago meno tasse, vado in pensione prima, la benzina costa meno, c'è una,
Allora, o noi cominciamo a parlare dei temi veri che impattano nella vita quotidiana della gente, della piccola media impresa, delle categorie che sono più in difficoltà, o noi cominciamo a confrontarci in politica sui temi politici, o se il confronto deve essere che perché la cravatta di Finco non mi piace, allora non è un bravo consigliere regionale, vuol dire che è finita. Vuol dire che la gente da domani si allontana dalla... Allora, Berlusconi non è il prototipo candidato alla presidenza della Repubblica del PD per motivi politici. Dopo, per qualcun altro, non può essere perché tifa Milan e lui tifa Inter e questo è il tatuaggio sul braccio dell'Inter. È un'opinione sua personale. Ma la motivazione politica non può essere quella che l'avversario si combatte nella vita privata. Allora, su questo, al netto di Berlusconi, c'è una formula che vale per tutti. Vale per Grillo, che ha delle vicende giudiziarie, ma... Noi non siamo come i grillini che siamo garantisti solo con gli altri. Al netto che Berlusconi non lo voteremo mai per altri motivi, ma una persona o ha diritto di farlo e dopo decidono gli elettori, o non ha diritto di farlo e non viene proposto e gli elettori non si esprimono. Però Berlusconi, secondo me, non è un buon candidato per motivi politici, non per problemi personali. Allora, se uno è candidabile si candida, e la parola è ai cittadini, o viceversa. Quindi non possiamo ogni volta accanirci, perché guardate, non è che quando attaccano Marino perché ha una multa e deve dimettersi da sindaco di Roma e diciamo che sono delle cazzate, perché direttore sono delle cazzate, se uno ha una multa, infrante il codice della strada, non ha ucciso nessuno, paga la multa e continua a fare quello che faceva prima. Se no da domani, se il vigile ha la multa non deve fare più il vigile, se il medico ha la multa non deve fare più il medico. Allora, o noi torniamo ai temi politici, oppure se entra questo ragionamento siamo morti tutti, perché oggi vediamo chi ha la multa, domani vediamo chi non ha messo la mascherina, dopodomani vediamo chi ha parcheggiato male e la vita è finita. Allora io dico che è una carogna chi attaccava Marino perché ha avuto una multa, cretino, paghi, ti sputtano ma non ti dimetti da sindaco. Ma vale anche per gli altri, viva Dio, non è che dobbiamo fare ogni volta il DNA di chi cazzo abbiamo davanti prima di dire se va bene o no. Allora, basta queste storie qua. Non si deve fare DNA. Berlusconi non è una persona che va bene al PD per motivi politici, è perché non condividiamo il suo operato politico. Punto, basta. Allora, domanda per Gian Antonio Da Re, con cui chiudiamo il programma. Molti osservatori sostengono che in ogni caso con Draghi e Mattarella l'immagine dell'Italia, soprattutto in Europa, essendo entrambi europeisti, è migliorata. Se dovesse andare alla Presidenza della Repubblica, questa immagine, dicono in molti, si guasterebbe definitivamente, cioè che addirittura qualcuno dice con Berlusconi al colle ci riderebbero dietro. Lei cosa ne pensa? Ma io ho visto il passaggio da Conte a Draghi in Europa e si è percepito chiaramente un cambio di passo, diciamo, di soprattutto di valorizzazione della nazione Italia. Io ho visto arrivare Macron e la Merkel il giorno prima e il giorno dopo arrivare il nostro Presidente del Consiglio. Quando invece è arrivato Draghi le cose sono cambiate, quindi il valore, diciamo, della nazione Italia all'interno dell'Europa, che è il terzo contribuente, è chiaramente ha avuto il suo peso politico con Draghi. Non diminuirà se Draghi va al Parlamento, perché alla fine comunque quando il capo dello Stato chiama il Premier al colle molla tutto e sale al colle, perché è vero che non siamo una Repubblica presidenziale, ma il Presidente della Repubblica dà gli ordini, e come ci ricordiamo di Napolitano, vogliamo ricordarci di Oscar Luigi Scalfaro, abbiamo tanti esempi. Se poi vogliamo parlare del Presidente Cossiga, gli ordini li dava e come obbedivano. Allora, in questo momento noi abbiamo bisogno di una credibilità all'interno dell'Unione Europea. Con Draghi si è fatto questo, può piacere, non può piacere, è quello delle banche. Ha avuto la sua forza è stata quella di essere presidente della BCE, e in quel frangente ha dimostrato di fronteggiare anche l'armata tedesca dicendo attenzione, non possiamo tenerci
uniti e bloccati con questi sistemi rigidi, perché il mondo fa inflazione, noi non possiamo rimanere con il nostro euro a uno e siamo partiti a uno con il dollaro, poi dopo qualche anno il dollaro era svalutato del 30%, loro vendevano i prodotti in Europa e noi i nostri non li esportavamo. Allora, credo che con Draghi si possa fare, può essere una presentazione. Non sono un grande elettore, non faccio, è un'opinione così, che siamo qua, stiamo discutendo, però certo, la sua immagine portata, la sua immagine portata in Europa ha sicuramente valorizzato l'azienda Italia. Allora, vicepresidente Finco, chiudiamo, abbiamo proprio un minuto, tra tutti i nomi che sono stati fatti c'è anche quello del presidente Zaia, qualcuno ha detto sarebbe un grande presidente della Repubblica. Magari, Zaia l'ha dimostrato, cioè, da un punto di vista amministrativo di gestione di questa regione, insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e sicuramente sarebbe una figura apprezzata non solamente a livello nazionale ma anche internazionale, ma sappiamo benissimo che le logiche romane ovviamente hanno altri sistemi e quindi difficilmente metteranno un uomo veneto alla guida di questo paese. Comunque, insomma, visto che parliamo di gente che ha 85-90 anni, Zaia ne ha pochi o più di 50, quindi insomma abbiamo buone speranze di vederlo prima o poi Presidente della Repubblica. E con lui arriverebbe sicuramente l'autonomia, anche se non sarebbe una passeggiata. Grazie a tutti, veramente, grazie a Pietro Bean del Partito Democratico. A presto, Bean. Grazie a voi, buona serata a tutti e a tutte. Grazie tante a Leopoldo Botteo. Direttore, dica che adesso appena spengo le telecamere diciamo un sacco di cose intriganti sulla politica e sui politici. Vabbè, beh, questo è scontato, insomma, questo è scontato. Padrin, grazie. Grazie molto a Leonardo Padrin, coordinatore di Noi con l'Italia, Leopoldo Bottero, Patto per l'Autonomia, Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico, buonasera, grazie molte. Gian Antonio D'Arè, europarlamentare da sempre della Lega. Da sempre europarlamentare. Onorevole, vicepresidente del Consiglio regionale. Buonasera, buonasera Nicola Finco, grazie molte. Grazie a tutti e grazie davvero a Fabrizio Bazzoni, come sempre, nostro regista, e a Nicoletta Rizzetto con lui questa sera. Buonanotte, arrivederci, ci vediamo domani.